Miliardi di esseri umani vivono attualmente sulla nostra terra meravigliosa. L'infinito ha donato a ciascuno di essi uno strumento molto potente, uno strumento quasi sempre sottovalutato o, nella peggiore delle ipotesi, non compreso per nulla. Uno strumento che ha permesso e permette agli esseri umani di creare, più o meno consapevolmente, da sempre, ogni cosa che desiderano. La mente. Uno strumento molto potente, così potente da richiedere attenzione e consapevolezza nel suo utilizzo. Perché così come può essere usato per creare capolavori di bellezza ed armonia, esso può essere usato per creare mostri di disarmonia e sofferenza. La mente degli esseri umani, la nostra mente, è uno strumento straordinariamente potente, eppure molto semplice nel suo funzionamento base. Tuttavia, il suo enorme potere, unito alla semplicità con cui può essere gestito e ad una inconsapevolezza delle sue potenzialità, può dare forma ed alimentare persino qualcosa che non rientra nei nostri piani. Qualcosa che invece di sostenerci ci deruba di energia. Qualcosa che in questo momento ha sotto il suo potere la stragrande maggioranza degli esseri umani del pianeta. Lo stato apparentemente normale della mente della maggioranza degli esseri umani, al termine del processo di educazione compiuto dai propri predecessori, uno stato inteso come una istantanea della sua attività, in un qualsiasi istante T, è questo. Praticamente tutti noi, nelle nostre diversità di paese, sesso, età, cultura, condividiamo questa caratteristica. Tutti noi. La sua intensità può variare in base ad alcuni fattori culturali, quali l'educazione ricevuta o i valori etici della società in cui siamo nati. Esistono infatti delle culture e delle società che non sviluppano queste caratteristiche in forma automatica. Inoltre, essa può essere più o meno accentuata in base alle caratteristiche personali. Ma dopo un certo momento, tipicamente nella prima infanzia, l'attività mentale cosiddetta normale di un essere umano diventa questa. Ma questo è lo stato cosiddetto normale della mente di un essere umano, perché condiviso da miliardi di individui sulla Terra e per questo motivo ritenuto normale. È possibile pensare lucidamente in mezzo a questo marasma?
È possibile riuscire a vedere le cose con attenzione e chiarezza se interiormente permaniamo in questo stato mentale? Riuscireste ad ascoltare con attenzione qualcosa o qualcuno se nella realtà esteriore vi trovaste in un luogo in cui ci fosse costantemente un rumore di sottofondo del genere? Non è strano che questa confusione aleggi nella mente di quasi ogni essere umano su questa terra? Non è strano che questa confusione aleggi nella mente di quasi ogni essere umano su questa terra? Ecco la prima orma sulle rive della consapevolezza, di un qualcosa di sfuggente ed evasivo, che agisce indistintamente su ogni essere umano nello stesso modo. Confusione. Incapacità di concentrazione. Incostanza. Normalità? Naturalmente esiste un'altra faccia della medaglia. Esistono esseri umani su questa terra meravigliosa, il cui stato naturale della mente è questo. Un immenso spazio in cui percepiscono e celebrano in pace e gioia ogni cosa che è, che permette loro di pensare lucidamente. Vedere con chiarezza, ascoltare con attenzione e quindi realizzare creazioni mirabili di bellezza ed armonia vibrante. Ciò accade perché hanno sconfitto qualcosa dentro di loro che non permetteva loro di essere ciò che sono realmente. Ma come hanno raggiunto questo risultato? Perché hanno voluto raggiungerlo? Che cosa impediva loro di raggiungerlo? La seconda orma sfuggente sulle rive della consapevolezza è di semplice constatazione. Siete in grado di interrompere a vostro piacimento questa attività mentale inutile ed incessante che popola costantemente la vostra mente? Non siete in grado di interrompere questo inutile mulinare della mente, se non per 2 o 3 secondi e con un discreto sforzo. Naturalmente potreste pensare che sia un fatto normale, e la cosa divertente è che lo pensate realmente. La mente che articola pensieri, attraverso un suo pensiero, vi sta pensando che non può essere interrotta nel suo inutile mulinare. E come potrebbe essere altrimenti? Può la mente pensare di non pensare?
tuttavia, questa semplice prova vi mette di fronte ad una serie di fatti incontestabili. Primo, la vostra mente non è sotto il vostro controllo, perché se lo fosse, sareste in grado di interrompere l'attività mentale inutile quando vorreste e per tutto il tempo che vorreste, non certo per soli 2 o 3 secondi. Secondo, avete provato ad interrompere la vostra attività mentale, ma non ci siete riusciti. Quindi ne deriva che qualcosa dentro di voi ha tentato di interrompere l'attività mentale sempre dentro di voi, riuscendoci per alcuni istanti. Quindi questo qualcosa è stato in grado di osservare e pilotare un fenomeno al di là della mente che pensa. E se è così, questo qualcosa in voi non è la vostra mente che articola pensieri. O meglio, questo qualcosa in voi non è la mente che articola pensieri confusi, inutili, inarrestabili. Ma se in voi esiste qualcosa che non è la mente che pensa pensieri di questo tipo, allora chi siete voi? E perché la vostra mente che pensa è fuori controllo? Se la vostra mente che pensa è fuori controllo e voi non siete questa mente, da dove originano le vostre azioni? All'interno degli esseri umani agiscono 2 tipi di mente. In realtà, mente è una parola che non si addice perfettamente alla definizione dei meccanismi umani che agiscono internamente per consentirci di valutare e interpretare la realtà. Tuttavia, in questo contesto, la useremo per comodità. In termini di profondità, la prima di esse è quella che si incontra subito, più evidente, manifesta, che utilizza il dialogo interiore come elemento di autoaffermazione e autoperpetuazione. Chiameremo questa mente, da ora in avanti, con il nome di mente di superficie. Le sue caratteristiche sono semplici. La mente di superficie dialoga costantemente con se stessa. È totalmente incentrata sul passato o sul futuro. Razionalizza tutto in termini di profitto e perdita per quello che riesce a interpretare della realtà, e prende decisioni sulla sola base delle esperienze pregresse. Cambia idea e direzione ogni pochi minuti, progetta tutto il progettabile e calcola tutto il calcolabile. È incapace di concentrazione e il suo stato naturale è questo. Al di sotto della mente di superficie esiste una mente molto più silenziosa, che percepisce la realtà senza interpretazioni del pensiero, sa qual è la via più giusta per noi e ce lo comunica attraverso le sensazioni e i sentimenti. Non essendo il suo funzionamento basato sul pensiero e sul dialogo interiore, bensì sulla valutazione energetica del momento presente, ci indica una strada senza affidarsi a nessun calcolo di profitto o perdita e a nessuna aspettativa di risultato. Questa mente non ha alcuna necessità di fare piani o progetti proiettati verso scadenze future prefissate, perché non usa il futuro come via di fuga e non prende decisioni basandosi esclusivamente sulla base di dati pregressi provenienti dal passato, perché non usa il passato come modello immutabile del presente. Chiameremo da ora in avanti questa mente
con il nome di mente profonda. Le due modalità con le quali interagiamo con l'esistenza e interpretiamo la realtà sono dunque il dialogo interiore, legato alla mente di superficie, e le sensazioni, il sentire, legato alla mente profonda. Ma attenzione, quello che qui chiamiamo sensazione non si riferisce alle emozioni, perché le due cose sono molto diverse tra loro. Una emozione è tipicamente una reazione del corpo ad una esperienza, o ad una immagine, o addirittura ad un dialogo interiore, che la mente di superficie associa alle condizioni che l'hanno provocata. Tale associazione finisce rapidamente per innescare meccanicamente la stessa reazione del corpo, cioè la stessa emozione, ogni qualvolta si ripresentano le medesime condizioni esteriori, anche se tali condizioni non comporterebbero alcuna necessità emozionale. Un esempio immaginario. Una persona vi tratta sgradevolmente e una cosa che vi colpisce di essa è il cappello che porta in testa. Da quel momento in poi, in maniera inconsapevole, la mente di superficie associa un aspetto della maleducazione ad un particolare cappello. Così, ogni qualvolta incontrerete una persona con un cappello simile, percepirete internamente un disagio, un'emozione sgradevole, che vi porterà a ritrarvi o ad essere sgarbati senza motivo, anche se la persona che lo indossa è la più educata che abbiate mai avuto la ventura di incontrare. Questa reazione è un'emozione. Il corpo ha innescato un'emozione automatica, meccanica, associativa, in ultima analisi del tutto irreale. La mente di superficie e le emozioni viaggiano strettamente legati. Vedremo più avanti nel dettaglio che cosa questo significhi, perché il meccanismo dialogo interiore-emozione è un elemento fondamentale che va compreso al meglio possibile. Una sensazione è invece un qualcosa di indefinibile, come un sottofondo interiore tenue e delicato, che ci comunica costantemente informazioni su come interagire al meglio con l'energia, e dunque la realtà, che ci circonda. Questo sottofondo indefinibile è quasi sempre soffocato dalla mente di superficie, ma col tempo può diventare potente e chiaro, se gli si consente di agire senza resistergli, e se si riconosce in lui la nostra vera voce interiore, che sa cosa è meglio per noi e sa come comunicarcelo. È accaduto a ciascuno di noi di sentirsi in qualche modo divisi tra una spinta interna fatta di sensazione o sentimento e diretta verso un'esperienza e una serie di pensieri razionalizzanti che in qualche modo tentano di dissuaderci o di insinuano in noi quel dubbio che ci toglie l'entusiasmo. Nella quasi totalità dei casi, praticamente sempre, se si tratta di esseri umani non addestrati all'espansione della consapevolezza, il pensiero razionalizzante ha la meglio, e la sensazione o il sentimento vengono respinti fino al loro spegnimento. Percepiamo una spinta ad una nuova esperienza? Ecco nascere un dialogo interiore di dubbio, preoccupazione, paura. Ecco nascere emozioni di paura e confusione causati associativamente dallo stesso dialogo interiore.
Ecco che la nuova esperienza viene rimandata o rimossa dalla possibilità del suo manifestarsi. Perché provare emozioni sgradevoli non è piacevole e la paura, la preoccupazione possono essere molto sgradevoli se noi diventiamo queste emozioni. Quindi in genere arretriamo per farle scomparire. Questo accade perché la mente di superficie tenta sempre di tenere in silenzio o contrastare la mente profonda ed in generale riesce nel suo intento perché noi le diamo il nostro consenso come campo di consapevolezza e perché non sappiamo che per noi è possibile osservare le emozioni senza diventarle. È per questo che la mente di superficie tiene il nostro campo interiore costantemente in confusione. Per impedirci di ascoltare i tenui sussurri della mente profonda. Un ascolto che potrebbe portare alla fine del suo incontrastato dominio su di noi. Ed è per questo che il comportamento della mente di superficie è un'altra orma sfuggente sulle rive della consapevolezza. Un comportamento che in realtà è una delle armi più potenti nell'arsenale di chi ci tiene in scacco come esseri umani. Un qualcosa che ci tiene imprigionati in una gabbia che non ha sbarre fisiche, con catene che non si vedono. Un qualcosa che sembra normale solo perché miliardi di individui sono sotto il suo controllo. Un qualcosa che agisce nell'ombra. Perché la luce della consapevolezza lo renderebbe manifesto e dunque inefficace. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Quale verità? Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Un qualcosa che da ora in avanti chiameremo lo sfidante della nostra consapevolezza. Che cosa intendiamo dunque con la parola sfidante? Che cosa rappresenta lo sfidante nella nostra esistenza, nella nostra vita di tutti i giorni? Con la parola sfidante intendiamo indicare un insieme di forze che agiscono nel campo di consapevolezza umano al fine di depotenziarlo e mantenerlo in uno stato inconsapevole ed identificato. Con costruzioni mentali irreali. Tale insieme di forze agisce su di noi come elemento conservatore, come forza opposta e contrastante alla nostra spinta all'evoluzione e all'espansione della consapevolezza. L'azione contrastante dello sfidante è volta, tra le altre cose,
ad impedirci di realizzare la sua esistenza e dunque trascenderlo e trasformarlo in forza alleata. Riconoscere in profondità l'operato dello sfidante nella nostra vita, smascherare il suo operato e trascenderlo, è un compito che può essere difficile, duro, foriero di dubbi e sofferenze che in ultima analisi sono il suo tentativo di rimanere in vita. È un compito che può essere doloroso, perché noi tutti cominciamo dallo stesso punto. Noi crediamo di essere lui. Tuttavia, riconoscere e portare alla luce il proprio sfidante è uno dei compiti più importanti che un essere umano sia chiamato ad intraprendere, perché lo sfidante è il guardiano della soglia, la nebbia da valicare, per entrare nelle terre sconfinate che ci appartengono di diritto come esseri umani magici in un universo meraviglioso. Uno dei principali scopi dello sfidante, così come la parola indica, è proprio quello di sfidarci, mettere alla prova le nostre capacità, la nostra volontà di proseguire sul sentiero che porta all'espansione della consapevolezza, senza desistere mai. Ci sfida, al fine di mettere alla prova e conseguentemente liberare il nostro intento di incedere verso quelle maestose realizzazioni che è il nostro potere conseguire e che rientrano nella nostra eredità di esseri umani magici e meravigliosi. Questo concetto di una forza opposta che sfida la nostra spinta alla consapevolezza può sembrare apparentemente bizzarro, se non ai limiti del credibile. Eppure, tale concetto è ben argomentato, descritto e studiato con dovizia di particolari in moltissime tradizioni di ricerca interiore di tutto il mondo. Per esempio, in uno dei libri sacri della tradizione esoterica ebraica, la Torah, e negli insegnamenti sapienziali della Kabbalah, esistono complesse descrizioni sullo scopo e sulle armi a sua disposizione di una entità energetica il cui nome è diventato il sinonimo delle forze del male nella Chiesa cattolica: Satana. Satana, il cui significato altro non è che l'avversario, è quell'entità energetica che proprio in qualità di avversario ci sfida a raggiungere la luce. Il suo principale scopo, secondo la tradizione ebraica, è proprio quello di creare la forza opposta a quella che ci spinge alla luce, al fine di permettere lo sprigionarsi della forza del cambiamento, perché senza una opposizione non ci sarebbe spazio nemmeno per la tensione alla consapevolezza e alla ricerca della luce. Questo concetto meriterebbe un forte approfondimento, che però va ben oltre gli scopi di questo documento. Ciò che è importante mettere in luce qui è il ruolo che l'avversario per eccellenza nella tradizione ebraica, Satana, riveste nell'espansione della consapevolezza. L'avversario, una entità energetica che tenta in ogni modo di ostacolarci nel nostro incedere verso la luce della consapevolezza. Come ben sanno tutti, Satana è anche noto come il diavolo, ma pochi sanno che il termine diavolo deriva dal latino diabolus e dal greco antico diabolos, cioè colui che divide. Che cosa divide? Ciò che non ha alcun senso dividere, ciò che può essere comandato solo se diviso. Tuttavia, le tradizioni di ricerca interiore di tutto il mondo sembrano riconoscere nello sfidante altri scopi, più concreti, oltre a quello meramente astratto che abbiamo appena indicato. Una delle nostre responsabilità come esseri umani
è quella di comprendere e realizzare con i nostri occhi e la nostra consapevolezza quanto tutto ciò sia reale e quanto un'allegoria di un più vasto significato. Ma è bene conoscere in che modo gli apprendisti sul sentiero della consapevolezza di varie tradizioni siano messi in guardia dal primo, vero, reale confronto che devono sostenere, quello con la proiezione illusoria di loro stessi, quello con lo sfidante. Don Miguel Ruiz è uno sciamano della tradizione tolteca mesoamericana, nato e cresciuto in una famiglia di guaritori in Messico rurale, da una curandera, guaritrice, madre, da un nahual, sciamano, nonno, porta avanti e diffonde nel mondo la conoscenza esoterica tolteca del suo lignaggio. Don Miguel indica lo sfidante con il nome di Parassita. Ecco come, attraverso le sue parole, ci descrive la sua formazione ed il suo scopo nel campo di consapevolezza umano. Nella mente creiamo il giudice, una parte di noi che giudica costantemente tutto ciò che facciamo o non facciamo, tutte le emozioni che proviamo o non proviamo. Normalmente il giudice ci trova colpevoli e pensiamo di doverci punire. La parte della mente che riceve il giudizio e sente il bisogno della punizione è la vittima. La vittima è quella parte di noi che dice: povero me, non sono abbastanza bravo, forte, intelligente, come farò? Come posso anche solo provare? Il giudice e la vittima reggono la loro esistenza sul nostro sistema di credenze, cioè su ciò che crediamo e su ciò che non crediamo, un sistema che ci è stato instillato nella nostra mente fin da bambini, quando credevamo a tutto quello che gli adulti ci dicevano. I toltechi chiamano questo meccanismo giudice, vittima, sistema di credenze con il nome di parassita. La mente umana è malata a causa di un parassita che le ruba l'energia vitale e la gioia. Il parassita si trasmette come un virus dai nonni ai genitori per arrivare fino a noi, che a nostra volta lo passiamo ai nostri figli, e il suo cibo sono le emozioni negative che provengono dalla paura. Il parassita è un essere costituito di energia emozionale e si tratta di un essere vivo. Sopravvive alle emozioni negative e si nutre di sofferenza. Parassita, una entità energetica che vive e si alimenta alle spese di un'altra, senza dare nessuna cosa in cambio. Carlos Castaneda è un antropologo che si è immerso in un altro lignaggio tolteco di conoscenza esoterica, quello di Don Juan Matus. Don Juan Matus è stato lo sciamano guida, cioè il Nahual, di un lignaggio tolteco simile a quello di Don Miguel Ruiz, probabilmente originato dalla medesima sorgente, ma adesso discosto per molte caratteristiche, quali ad esempio l'enfasi data alla via del guerriero come sentiero verso la realizzazione personale. Carlos Castaneda ha di fatto trascritto e pubblicato nei suoi libri tutti gli insegnamenti che ha ricevuto da Don Juan e al termine della sua esistenza ha deciso di trascrivere anche un qualcosa che riguarda lo sfidante molto, ma molto da vicino. Ecco che cosa, in un sunto, delle sue stesse parole. Gli sciamani dell'antico Messico scoprirono qualcosa di trascendentale. Scoprirono che abbiamo un compagno che resta con noi per tutta la vita, un predatore che emerge dalle profondità del cosmo e assume il dominio della nostra vita, e noi siamo suoi prigionieri. Se protestiamo, soffoca le nostre proteste. Se tentiamo di agire in modo indipendente, non ce lo permette. Il predatore ha preso il sopravvento su di noi perché siamo il suo cibo, la sua fonte di sostentamento. È stato il predatore a instillarci i sistemi di credenze, il concetto di bene e male, le consuetudini sociali.
È stato lui a definire le nostre speranze e aspettative, nonché i sogni di successo e i parametri del fallimento. Ci ha dato avidità, desiderio smodato e codardia. Ci ha resi abitudinari, centrati nell'ego e inclini all'autocompiacimento. Facendo leva sul nostro egocentrismo, l'unico aspetto consapevole rimastoci, il predatore crea fiammate di consapevolezza che poi procede spietatamente a consumare. Il predatore ci dà problemi futili per forzare tali fiammate ad emergere e in questo modo ci fa sopravvivere per continuare a nutrirsi della fiammeggiante energia delle nostre pseudo preoccupazioni. Gli antichi sciamani vedevano il predatore. Lo chiamavano il volador, quello che vola, perché si muove a balzi nell'aria. Non è un bello spettacolo. È un'ombra nera di un'oscurità impenetrabile che salta nell'aria e poi atterra. Il volador, una entità energetica che vive e si alimenta alle spese di un'altra senza dare nessuna cosa in cambio. Eckhart Tolle è un uomo del nostro tempo, nato e cresciuto in Europa, che è passato attraverso un'esperienza di risveglio improvviso e totale. Di fatto, in un solo istante, ha effettuato quella manovra che per molti di noi richiede anni di pratica e disciplina prima di poter essere affrontata. Si è completamente disidentificato dalla proiezione illusoria della realtà creata dalla sua mente di superficie ed ha raggiunto lo stato di consapevolezza in lui, che è espressione di ciò che è veramente. Questo processo, che potrebbe essere chiamato una illuminazione, ma che non può essere descritto attraverso le parole, gli ha consentito, tra le altre cose, di ritornare ad osservare l'esistenza senza i numerosi ed inutili filtri mentali posti in essere dalla mente di superficie. E in questo stato di osservazione ha visto qualcosa di molto interessante, un qualcosa che ha molto a che vedere con lo sfidante, un qualcosa di cui riportiamo un sunto nelle sue stesse parole. Il dolore accumulato nel vostro corpo è un campo di energia negativa che occupa il corpo e la mente. Se lo considerate un'entità invisibile a sé stante, vi avvicinate molto alla verità. Si tratta del corpo di dolore emozionale. State in guardia per scoprire eventuali segni di infelicità in voi, sotto qualunque forma. Può essere il corpo di dolore che si risveglia. Può assumere la forma di irritazione, impazienza, malinconia, desiderio di offendere, collera, furore, depressione, necessità di avere qualche dramma nei rapporti personali, e così via. Il corpo di dolore vuole sopravvivere, al pari di ogni altra entità esistente, e può sopravvivere soltanto se vi induce a identificarvi inconsapevolmente con esso. Allora può impadronirsi di voi, diventare voi e vivere attraverso voi. Deve alimentarsi tramite voi. Si nutrirà di ogni esperienza che entri in risonanza con il suo stesso tipo di energia, ogni cosa che crei ulteriore dolore sotto qualunque forma. Collera, capacità distruttiva, odio, afflizione, dramma emozionale, violenza, perfino malattia. Il dolore può alimentarsi soltanto di dolore e una volta che il corpo di dolore si è impadronito di voi, necessitate di altro dolore e diventate vittime o persecutori. La sua sopravvivenza dipende dalla vostra identificazione inconsapevole con esso, nonché dalla vostra paura inconsapevole di affrontare il dolore che vive in voi. Il corpo di dolore, una entità energetica che vive e si alimenta alle spese di un'altra senza dare nessuna cosa in cambio. Riassumiamo dunque quanto le tradizioni di ricerca interiore di tutto il mondo, di cui abbiamo riportato un piccolo ma significativo campione,
sembrano indicare in merito all'esistenza dello sfidante. All'interno del campo di consapevolezza umano può generarsi, esistere, prosperare ed operare una entità energetica che agisce in modo da deprivarci di energia e dunque mantenerci in uno stato di inconsapevolezza. Il suo scopo è quello di continuare ad alimentarsi di un certo tipo della nostra energia e nel contempo impedirci di espandere la nostra consapevolezza per non permetterci di accorgersi della sua esistenza. Naturalmente, diventare consapevoli dell'esistenza e dell'operato di questa entità energetica è il primo e il più importante passo da fare. Diventerà una conseguenza naturale, poi, iniziare immediatamente a smettere di creare ancora cibo e sostentamento per essa. Smettendo di alimentarla, essa diverrà via via meno potente, fino a che non verrà completamente riassorbita e trasformata dalla nostra consapevolezza. Quando questa trasformazione avviene, l'essere umano smette di consentire a una voce nella sua testa, che dialoga con se stessa di fesserie irreali, di essere la sovrana della sua esistenza, perché comprende che quella voce non è chi esso è in realtà. Quando questa trasformazione avviene, l'essere umano cessa di ascoltare una mente che lo ostacola, lo limita e lo incatena in ogni modo possibile, invece di sostenerlo ed incoraggiarlo, perché comprende che quella mente non è chi esso è in realtà. Quando questa trasformazione avviene, l'essere umano diventa un essere libero. Che si tratti dunque di un parassita, di un volador, del corpo di dolore o dell'avversario, è questione del tutto irrilevante, perché non ci è di molta utilità saperlo a livello intellettuale. Quello che ci è davvero utile è comprendere e vedere come agisce, quali armi utilizza, quali sono gli effetti del suo operato nella nostra vita. Comprendere che noi ne siamo in tutta probabilità le inconsapevoli prede energetiche. E soprattutto comprendere che noi, quali esseri di consapevolezza, siamo esseri magici e potenti che hanno tutti gli strumenti a disposizione per smascherarlo e trasformarlo in un nostro alleato. Ne va della nostra felicità, ne va del nostro benessere, ne va della nostra pace, tutti stati dell'essere che ci sono più vicini dell'aria che respiriamo e che ci sono del tutto accessibili. È per questo che lo sfidante deve essere affrontato e trasceso, non per chi o che cosa sia, ma per come riduce la nostra esistenza. Questa è l'unica vera sfida da affrontare nella nostra vita, prima di entrare e vivere nel mondo reale ed essere ciò che siamo veramente. Tuttavia, lo sfidante utilizzerà ogni arma a sua disposizione per impedircelo, perché è la sua natura e perché l'infinito ha così fatto in modo che sia. È per questo che occorrono consapevolezza, chiarezza e un inflessibile intento per affrontare questa sfida. È per questo che in tutte le tradizioni di ricerca interiore di ogni parte del mondo, coloro che accettano questa sfida sono chiamati guerrieri.
Comprendere chi o che cosa sia lo sfidante, come abbiamo visto, è una realizzazione che un giorno sarà proprio la consapevolezza a svelarci. Adesso ci concentreremo invece sulle conseguenze del suo operato, perché sono le conseguenze del suo operato ad essere la traccia più manifesta e visibile della sua opera nel mondo. L'impronta che non può cancellare, gli effetti delle sue azioni di disturbo. In che modo l'azione dello sfidante si manifesta nella nostra vita? Dialogo interiore continuo, confuso, fatto di una selva di voci, musiche, orientato in genere a pensieri negativi, distruttivi, ansie e preoccupazioni per la maggior parte irreali. Abitudine al giudizio e alla quantificazione di ogni cosa, rivolta verso qualsiasi cosa e soprattutto verso noi stessi. Il giudizio è in genere di inadeguatezza, colpevolezza, condanna, disprezzo. Fuga dall'intensità e dalla disciplina deliberata rivolta ad azioni costruttive, con costante spostamento verso un non ben identificato futuro, tipicamente domani o lunedì, di un qualcosa che potremmo e dovremmo fare adesso. Una fuga volta a lasciarci indisturbati nelle nostre indulgenze. Tendenza alla deriva inerziale indulgente verso le abitudini, che nella quasi totalità dei casi sono costruite come perpetuazione o fuga da condizioni di sofferenza e conseguente attaccamento emozionale ad esse. Autosabotaggio di ogni ispirazione che ci regala gioia ed entusiasmo con ogni sorta di dubbi e paure irreali, generate dal dialogo interiore e dunque dalla mente di superficie, che ci portano al risultato di pensare anziché agire, fino a quando alla fine abbiamo talmente tanto parlato con noi stessi da aver spento l'ispirazione. Fuga dalla responsabilità personale e totale della propria esistenza attraverso il suo trasferimento sistematico all'esterno di noi stessi, con conseguente giudizio di colpevolezza. È colpa sua, è colpa di questa situazione, è colpa di questa struttura. La stragrande maggioranza degli esseri umani nella società moderna di matrice occidentale, che di fatto si è propagata in tutto il pianeta, condivide assieme a tutti i suoi simili tutte queste caratteristiche. Non solo una parte, tutte. Naturalmente, qual è il risultato combinato, l'effetto di tutte queste caratteristiche? Uno solo. Paura. Viviamo in uno stato continuato, autoindotto ed irreale di paura. Paura di perdere cose irreali e inesistenti. L'approvazione, la reputazione, il premio per i nostri presunti meriti e le indulgenze alle nostre manchevolezze, la sicurezza. È questa la traccia più incredibilmente manifesta quanto offuscata dell'operato dello sfidante. Abbiamo tutti le stesse caratteristiche, il loro effetto è sempre l'infelicità, la paura ed un malessere senza nome. E questo non ci insospettisce minimamente. La perfezione di tale scenario, di tale strategia, sta proprio nel fatto che non possiamo insospettirci di condividere tutti le stesse caratteristiche fino a che non incontriamo qualcuno che non le possiede. E nei trascorsi 1500 anni, ma si può probabilmente risalire ai trascorsi 3000, è proprio quello che è avvenuto. Gli esseri che si liberano sono esistiti e sempre esisteranno. Molti di essi hanno tentato di condividere con gli altri esseri umani loro compagni ciò che avevano scoperto. Tuttavia, il messaggio ha molto spesso subito un filtraggio tale da risultarne pesantemente alterato o addirittura sovvertito. E chi ne è stato l'artefice? Se dunque gli effetti dell'operato dello sfidante nella nostra vita sono la paura, l'infelicità e la sofferenza,
Praticamente tutti, consapevoli oppure no, saremo senza dubbio d'accordo sul fatto che questi effetti non sono positivi per noi e andrebbero modificati. Ma allora perché gli esseri umani li accettano comunque, nonostante essi li portino inevitabilmente all'infelicità e alla sofferenza? Perché il messaggio che ha camminato in tutte le ere non è stato mai ascoltato dai molti, ma anzi è stato sempre combattuto ed oscurato? Perché in genere gli esseri umani non ricordano che i modelli di infelicità e sofferenza che perpetuano e sostengono nella loro vita sono stati da loro letteralmente subiti attraverso un condizionamento che comincia almeno fin da quando nascono. E inoltre non sono a conoscenza dell'esistenza di modelli differenti, oppure se li incontrano, non gli credono. Ma il motivo più importante per il quale persistiamo nell'infelicità, il capolavoro nell'operato dello sfidante, sta proprio nel modo con il quale noi esseri umani interagiamo con la realtà. Gli esseri umani filtrano tutta la realtà attraverso il loro campo interiore mentale ed emozionale e da questo filtro creano un'immagine interiore della realtà alla quale poi si confanno per validare le loro percezioni. Che cosa ha fatto quindi lo sfidante? È intervenuto per manipolare a suo vantaggio la parte della mente che abbiamo posto a sovrana di questa attività. Lo sfidante si è posto al controllo della mente di superficie. Non è possibile cambiare fino a che la mente di superficie governa la nostra vita, perché la mente di superficie non è l'espressione di chi siamo veramente, ma il megafono, potremmo dire così, dello sfidante. Per questo il dialogo interiore è ossessivamente orientato alla nostra castrazione, invece che alla nostra realizzazione. Per questo qualsiasi cosa cade nel nostro campo di consapevolezza è filtrata inconsapevolmente dalla mente di superficie, viene scartata o non alimentata fino al suo estinguersi, se riguarda anche solo da lontano la possibilità di un risveglio interiore. Per questo tutti i documenti come questo, i libri sulla ricerca interiore, l'incontro con un essere consapevole, verranno sempre tenuti il più discosto possibile con dubbi, critiche e indifferenza da parte di quelli che non sono pronti. La mente di superficie filtrerà la loro realtà attraverso un dialogo interiore condizionato e le persone dialogheranno internamente con loro stesse dicendo che sono tutte sciocchezze, fatti inesistenti senza alcun fondamento scientifico, ridicole dicerie e alla via così, fino a che concorderanno con loro stesse nel loro dialogo interiore. Così, la realtà non farà altro che conformarsi alla loro fede, perché questa è una delle leggi del nostro universo meraviglioso. Ma allora com'è possibile cambiare? Chi non ha o ha smesso di alimentare anche solo una tra queste caratteristiche, che ne sia consapevole o meno, si sta già liberando dalla morsa del suo sfidante. Ma prima di procedere, è il momento di smascherare una delle armi più potenti di cui dispone per mantenerci sotto il suo controllo. È il momento di smascherare la modalità di filtraggio della realtà che ci fa usare per rimanere al comando.
Che cosa è la realtà? Molti di noi, praticamente la quasi totalità, risponderebbe dicendo che la realtà è quello che possiamo vedere e toccare, sperimentare, in maniera indipendente dall'essere umano interagente. Una sedia è una sedia per tutti ed esiste indipendentemente da chi la osserva. Questo è come un essere umano concepisce generalmente la realtà. Unica, stabile, condivisibile da chiunque nello stesso modo, esterna a lui stesso, indipendente dalle sue valutazioni, non influenzabile se non attraverso un'azione che ne coinvolga la modifica sensoriale e dunque percettiva dell'ordine o dell'organizzazione con cui gli elementi di cui è costituita la assemblano. Ciò che può essere sperimentato in qualsiasi momento da chiunque nello stesso modo, attraverso i cinque sensi, è realtà. Tutto il resto non esiste. Questo è esattamente il modo con il quale la prigione illusoria degli esseri umani viene costruita e sostenuta fino a diventare un carcere apparentemente invalicabile. Non entreremo qui nel merito di questa affermazione, perché un suo approfondimento andrebbe ben oltre i confini di questo documento. Parleremo invece dei meccanismi di creazione del modello di realtà condiviso dalla stragrande maggioranza di noi e di come lo sfidante, con un capolavoro di strategia, ne fa uso a suo vantaggio. Il nostro cervello, ma in generale tutto il nostro corpo, è colpito costantemente da un flusso di informazioni proveniente dall'esterno, qualsiasi cosa questo esterno sia. Secondo il nostro abituale e condiviso modello di realtà, modello che abbiamo appreso e praticato per tanti anni con tanta insistenza da trasformarlo in un processo automatico, tale percezione viene filtrata ed elaborata in tempo reale dai nostri cinque sensi in una magnifica ed armoniosa sinfonia, ed il risultato viene ricomposto nel nostro cervello e interpretato dalla mente di superficie in maniera tale da costruire l'immagine della realtà che poi utilizziamo per interagire con essa. L'inconveniente sta nel fatto che non dovrebbe essere la mente di superficie, ma la mente profonda a dover effettuare questa interpretazione, con la mente di superficie in veste di aiutante. Perché uno degli scopi della mente profonda è proprio questo: l'interpretazione della realtà attraverso un punto di vista fluido ed armonioso con l'energia che ha colpito il nostro campo di consapevolezza. La mente di superficie è un dono meraviglioso, ha lo scopo di aiutare e sostenere la mente profonda, per esempio rendendoci accessibili informazioni legate ad esperienze pregresse al fine di proteggerci, oppure traducendo intuizioni e pensieri provenienti da regni di superiore coscienza in termini verbali, in piani e progetti precisi, anche attraverso la scrittura, il calcolo e l'elaborazione matematica, che sono strumenti a sua disposizione e a lei congeniali. Concetti che troviamo espressi, ad esempio, anche negli insegnamenti della Kabbala ebraica. Che cosa accade, invece? La mente di superficie si frappone ed effettua un compito che non gli appartiene e che non è in grado di fare: l'interpretazione della percezione della realtà. Come viene assemblata conseguentemente la realtà? Attraverso la mente di superficie, certo, ma soprattutto attraverso lo strumento usato abitualmente dalla mente di superficie quando non è in controllo: il dialogo interiore condizionato. Non appena il dialogo interiore condizionato, il tutto a una velocità impressionante, interpreta la realtà, la trasforma secondo uno schema molto semplice. Se ciò che sta assemblando è una ripetizione di un'esperienza pregressa, cerca nel suo database un'esperienza simile e quando la trova gli assegna l'etichetta corrispondente. Una sedia. Ah, sì, una sedia. Come quel milione di sedie che ho già visto. Un uomo col cappello? Ah, sì. Un uomo cattivo e sgarbato. Se ciò che sta assemblando non è una ripetizione di un'esperienza pregressa, le strade possibili sono due.
Si è interpretato come una forte minaccia alla stabilità delle strutture interiori di interpretazione e costruzione del conosciuto, oppure se esula dai confini di ciò che è ritenuto possibile, viene rimosso, sospeso o annullato. Se non è interpretato come una minaccia o come un qualcosa di impossibile, viene modificato per renderlo confacente a un modello pregresso simile. Una sedia non è solo una sedia. Ogni sedia è un miracolo, una danza molecolare di luce, ma la mente di superficie non potrà mai scorgerlo, perché semplicemente non è adatta a questo scopo. Una sedia diventa solo una sedia, solo quando la mente di superficie l'ha interpretata e catalogata nell'insieme sedie, oggetto noto e non minaccioso, almeno finché qualcuno non prende la decisione di tirarcela. Ma che cosa ha posto la mente di superficie in un ruolo che non gli appartiene? Noi, naturalmente, perché siamo sempre noi a decidere. Solo che abbiamo deciso, come dire, in maniera forzata e senza una giusta e consapevole valutazione. Abbiamo subito questa decisione dalla pressione alla quale siamo stati sottoposti fin dalla nostra nascita. L'interpretazione della realtà viene così effettuata dalla mente di superficie attraverso il suo dialogo interiore, ed è qui che lo sfidante entra in azione. In genere il dialogo interiore è continuativamente attivo e focalizzato su idiozie associative che lo mantengono costantemente in funzione, come una radio. Devo andare a trovare mia zia in Nebraska. Ah, le montagne del Nebraska, bella la neve d'inverno. Comunque dovrei organizzare la prossima settimana bianca perché è ora. Devo comprare gli sci nuovi. Ah, sì, quel negozio in centro. E avanti così, di idiozia in idiozia, tutta la nostra esistenza. Questo flusso inconcludente, fatto di molte voci che parlano l'una con l'altra o addirittura litigano tra loro, è proprio uno dei principali strumenti di controllo della nostra consapevolezza, usato dallo sfidante. Questo flusso inconcludente di parole interiori sono la voce dello sfidante. Cioè a dire, queste molte voci che sembrano avere vita propria e che si alternano nel dominio della nostra interpretazione della realtà, questo coacervo di stimoli, voci, pulsioni, preferenze, avversioni, sono lo sfidante nel suo aspetto più manifesto. Un momento ed una voce ci spinge verso una direzione. 5 secondi dopo cambiamo idea. 10 secondi dopo vediamo un nostro amico e siamo felici. 15 secondi dopo, non vediamo l'ora di andarcene.
L'interpretazione della realtà muta senza motivo, solo per seguire i capricci di un nugolo di voci nella testa. Ed invece di unificarci sempre più nel nucleo interiore che ci appartiene veramente, custodendolo e facendolo crescere sempre più in potenza e autorità, continuiamo a vagare di interpretazione in interpretazione, credendo di essere felici o tristi o liberi, solo perché una voce nella testa ci dice alternativamente felicità, tristezza, libertà, e noi le crediamo come burattini tirati da fili invisibili. Ecco perché possiamo dire che lo sfidante ha posto sotto il suo controllo la mente di superficie e la usa a suo vantaggio. Ne sovraccarica il funzionamento e ne impedisce il suo quietarsi, in maniera tale da assicurarsi il controllo dell'essere umano inconsapevole, che ne è vittima, attraverso le mille voci di cui è fatto. La mente di superficie non è certamente più potente della mente profonda, perché sarebbe come dire che la mano destra è più potente della sinistra. Semplicemente usiamo la mente di superficie in un modo che non è appropriato, e la mente profonda viene conseguentemente soffocata dai meccanismi rumorosi ed incontrollati di una mente di superficie sovrautilizzata. Tuttavia, è bene chiarire subito un punto. Lo sfidante non può nulla di fronte alla consapevolezza. Lo sfidante riesce, nel suo intento di mettere sotto il suo controllo la mente di superficie di un essere umano, perché esso non sa che cosa sta succedendo e quindi non può impedirlo. In pratica, lo sfidante prende il controllo della sua mente di superficie tipicamente nei primi anni della sua esistenza, e con il tempo l'essere umano arriva rapidamente a credere di essere quello che la mente di superficie gli dice, quindi in buona sostanza a credere di essere lo sfidante. Com'è possibile, quindi, liberarsi di un qualcosa che non si sa di avere? Com'è possibile liberarsi di un qualcosa che si crede di essere? Uno scenario che può essere terribile smascherare, quello di aver creduto per anni di essere qualcosa che in realtà non siamo. Questa presa di coscienza molto spesso coincide con l'ingresso in quella che molti ricercatori chiamano la notte dell'anima. Lampi di terrore scuotono il nostro campo interiore, quando le strutture sulle quali avevamo appoggiato la realtà, che credevamo così stabili, intoccabili ed imperiture, traballano minacciosamente sotto la spinta della verità. Tuttavia, non c'è nulla, davvero nulla, da temere. Realizzare che lo strumento con il quale generalmente interpretiamo la realtà, cioè la mente di superficie, non agisce sotto il nostro controllo consapevole, è senza dubbio utile, ma c'è ancora dell'altro. C'è un altro strumento correlato a questo modo di interpretare la realtà, che lo sfidante usa per perpetuare la sua presenza in noi. Uno strumento che è fondamentale conoscere, perché è anche lo strumento che, disattivato, innesca ed accresce il tramonto dello sfidante come forza di contrapposizione e la sua trasformazione in forza alleata. Molte tradizioni di ricerca interiore ci sussurrano che questo è lo strumento principale con il quale lo sfidante si alimenta della nostra energia, come un parassita. E se questo è il modo principale con cui si alimenta, che cosa succederà disattivandolo? Parliamo di un automatismo molto semplice, creato dal corpo in unione con la mente che lo dirige. Il circolo vizioso ed autoalimentante che si innesca tra il dialogo interiore e le emozioni.
Le emozioni sono una componente importantissima nel meccanismo di risposta del campo energetico umano agli stimoli e alle percezioni che riceve da tutto ciò che lo circonda. Un'emozione, come tutti noi possiamo testimoniare e sperimentare, produce effetti immediati sul nostro corpo fisico ed è in grado di modificare quasi istantaneamente la nostra risposta comportamentale, che va adattandosi rapidamente verso la direzione più conosciuta e sperimentata, in grado di riportare in equilibrio l'intero nostro sistema energetico. Ma come nasce un'emozione? Un'emozione è sostanzialmente una alterazione dell'equilibrio corporeo che si produce attraverso la produzione ed il rilascio di ormoni e neurotrasmettitori nei vari sistemi di collegamento e connessione del nostro corpo. Questa alterazione, questa stimolazione, viene immediatamente catturata dai nostri meccanismi percettivi e poi viene interpretata come risposta alla particolare situazione esterna a noi stessi che ha provocato tale sommovimento. Per esempio, la percezione di una tigre in libertà, senza sbarre protettive, a pochi metri da noi, provocherà nella stragrande maggioranza di noi il rilascio di un ormone ben noto a tutti, l'adrenalina. Tale rilascio provocherà la conseguente interpretazione del nostro meccanismo percettivo, che associerà tale sensazione ad uno schema ben preciso che si chiama paura. Una emozione, dunque, non è altro che una sensazione nel corpo che noi percepiamo in risposta ad un evento che ha colpito il nostro campo di consapevolezza. L'alterazione dell'equilibrio chimico nel nostro corpo produce istantaneamente una sensazione ed è questa sensazione percepita che definiamo come emozione, sommovimento. Che cosa interviene a dare un significato, ad interpretare l'emozione che stiamo provando? Naturalmente, i modelli che sono stati inseriti all'interno della mente che abbiamo posto al dominio dell'interpretazione della realtà, cioè, nella stragrande maggioranza dei casi, la mente di superficie. Se noi non dessimo un nome a ciò che stiamo provando, l'emozione rimarrebbe soltanto una sensazione percepita nel corpo, che nascerebbe, avrebbe un suo picco, e poi diminuirebbe fino a scomparire con discreta rapidità. Il nodo chiave, semplice, ma al contempo profondamente importante di questo meccanismo, sta nel fatto che il meccanismo di creazione delle emozioni è bidirezionale. Le emozioni possono essere create anche in assenza di un reale stimolo esterno, concentrando la nostra capacità immaginativa e conseguentemente la nostra attenzione su un qualcosa che faccia da catalizzatore. Se attiviamo un'immagine interiore catalizzatrice e la manteniamo sufficientemente a lungo, il corpo fisico verrà inondato dell'emozione associata ad essa, come se questa immagine stesse realmente accadendo.
Se ascoltiamo musica rilassante ed immaginiamo di essere sdraiati comodamente su un prato, il corpo fisico comincerà a produrre ormoni e neurotrasmettitori che sono rispondenti a questo scenario, anche se siamo seduti su una sedia scomoda in un seminterrato cittadino. Chiunque tra noi comprende e sa con certezza che questo meccanismo funziona, perché lo ha praticato senza alcun dubbio più e più volte nel corso della propria esistenza e nelle più disparate situazioni. In questo semplice, automatico, normale comportamento umano si aggancia uno dei capolavori tattici dello sfidante per perpetuare se stesso ed il suo controllo su di noi, in un modo che forse state già cominciando ad intuire. Come abbiamo visto, la stragrande maggioranza degli esseri umani utilizza la mente di superficie come elemento di interpretazione delle sue percezioni, in maniera ereditata, automatica ed inconsapevole. Il meccanismo di controllo della generazione di interpretazione delle emozioni viene quindi gestito dalla mente di superficie, perché essa è stata messa inconsapevolmente al timone dell'interpretazione delle percezioni. La mente di superficie è in generale sotto il controllo dello sfidante, cioè a dire, è focalizzata su schemi di pensiero ben precisi che abbiamo già visto. Questi schemi di pensiero producono invariabilmente emozioni. Emozioni che stanno saturando il nostro meraviglioso pianeta Terra e tutti i suoi abitanti da millenni. Emozioni che hanno il solo scopo di perpetuare la presenza dello sfidante all'interno del nostro campo di consapevolezza. Emozioni che sono basate su premesse irreali, che con il nostro benessere e con ciò che realmente siamo non hanno nessun tipo di correlazione. Emozioni che sono tutte correlate ad un'emozione fondamentale, la paura. In che modo la mente di superficie produce queste emozioni carburante per lo sfidante? Generando, attraverso il dialogo interiore condizionato, schemi di pensiero che si caricano progressivamente di emozione attraverso questo continuo dialogo interiore. Questa è l'arma principale di attacco e di controllo dello sfidante al campo di consapevolezza umano. È forse la sua unica possibilità di indurci con l'inganno a creare qualcosa che va ad esclusivo suo vantaggio. Ci addormenta attraverso la sovralimentazione e l'utilizzo condizionato della mente di superficie, in modo tale da accedere al nostro campo di consapevolezza e manipolarlo per i suoi scopi, facendoci credere di essere lui. In balia inconsapevole di questo meccanismo, un essere umano non fa altro che perpetuare schemi di comportamento acquisiti che non hanno alcun legame con ciò che è realmente. Alimentando schemi di pensiero irreali e senza alcun legame con la sua vera essenza, produce emozioni che invece di sostenerlo e renderlo felice, nutrono e sostengono esclusivamente lo sfidante e lo deprivano di energia e forza vitale, costruttiva e positiva. Seguendo la mente di superficie, che è fatta di mille e mille voci che non sono le sue, agisce nel mondo vivendo la vita che non è la sua, comportandosi come non è in realtà, in balia dello sfidante, senza averne il benché minimo sospetto.
L'innesco e l'autorafforzamento involontario del circolo vizioso dialogo interiore e emozione è dunque l'arma principale a disposizione dello sfidante nella sua attività di depotenziamento del nostro campo di consapevolezza. Scendiamo ancora più nel dettaglio di questo processo, in modo da diventare sempre più consapevoli di come siamo abilmente manipolati. Un processo che chiameremo, da ora in avanti, spirale di depotenziamento. Tutto ha inizio da un pensiero che si affaccia all'interno del nostro campo di consapevolezza. Inizialmente, questo pensiero è sostanzialmente un'immagine, un vivido flash, che non è accompagnata da alcuna parola, perché nasce dove le parole non hanno alcuna importanza. È un pensiero immagine, dall'enorme potenza, perché è l'innesco di una creazione, un pensiero che delinea una possibile realtà, che potremmo scegliere di manifestare oppure no, se sapessimo che è possibile. Ciò che facciamo, invece, frutto di una conoscenza esigua o nulla del fenomeno, è aderire istantaneamente come automi condizionati. Fino a quando non interveniamo a fare luce con la nostra consapevolezza, la generazione di questi potentissimi pensieri immagine è involontaria, inconsapevole, è focalizzata sulla ripetizione di radicamento di esperienze verso le quali si sta generando o si è già attivato un forte attaccamento emozionale. Queste esperienze diverranno abitudini e le abitudini diverranno poi tossicodipendenze emozionali, cioè il sostegno primario dello sfidante ed una fra le responsabilità primarie del nostro depotenziamento energetico e vitale. Quindi, possiamo dire che fino a quando non interveniamo a fare luce con la nostra consapevolezza, la quasi totalità di quelle che chiamiamo libere azioni e creazioni sono sotto il controllo dello sfidante. La prova di una tossicodipendenza emozionale, radicata in abitudine, è di semplice scoperta. Se si prova ad opporre resistenza al suo soddisfacimento o a far notare la possibilità di non soddisfacimento ad un'altra persona, la reazione è sempre la stessa. Tensione, nervosismo, disaccordo incontrollato ai limiti dell'esplosione emotiva rabbiosa. Ciò significa che esiste un forte attaccamento emozionale agganciato al soddisfacimento di una abitudine e quindi che l'abitudine è sotto il controllo dello sfidante. In realtà, la quasi totalità delle nostre abitudini originano attaccamenti emozionali correlati al loro soddisfacimento. Quindi possiamo dire che la quasi totalità delle nostre abitudini sono sotto il controllo dello sfidante.
Dopo che lo sfidante ha generato in noi un pensiero immagine di creazione di una realtà che gli è favorevole, si innesca la spirale di depotenziamento. La mente di superficie intercetta questo pensiero e si mette all'opera per manifestarlo nella realtà attraverso il dialogo interiore condizionato, che lo giustificherà, lo incoraggerà, lo sosterrà, metterà in esso tutta la sua focalizzazione. Cioè, a dire, si fisserà su questo pensiero, un comportamento che è molto semplice scoprire in se stessi, ma anche negli altri esseri umani e nei modi di dire di cui facciamo solitamente uso, quali andare in fissa per qualche cosa e similari. La focalizzazione della mente di superficie, come abbiamo visto, è in grado di produrre un fenomeno di grandissima importanza: la generazione di emozioni corrispondenti a tale focalizzazione. Così, una focalizzazione continuata e serrata della mente di superficie sul pensiero immagine di innesco produrrà, presto o tardi, la generazione di emozioni che a loro volta alimenteranno nuovamente, con ulteriore carica energetica, la focalizzazione della mente di superficie su questo pensiero immagine, come se queste emozioni fossero la conferma, il carburante ulteriore di questa focalizzazione. In tal modo, il processo di spirale di depotenziamento caricherà il pensiero immagine di così tanta energia emozionale da imporre letteralmente alla totalità dell'essere umano che lo sta sperimentando l'azione o le azioni che lo portino a manifestazione. Il cerchio si chiude, il pensiero immagine viene manifestato. Questo è il modo semplice, lineare, con cui lo sfidante ci manipola come burattini. Questo è il modo con il quale distruggiamo, più o meno consapevolmente, la nostra esistenza. Ma attenzione, questo è anche il modo semplice, lineare, con il quale possiamo costruire una vita meravigliosa. L'unica differenza è nella scelta dei pensieri immagine di innesco. O li scegliamo noi, o li innesta lo sfidante. Il processo a seguire è il medesimo. Tuttavia, nel caso in cui i pensieri immagine di innesco sono nostre libere e consapevoli visioni, la spirale di depotenziamento diventa spirale di potere. Per rendere ancora più chiaro questo processo, ecco un esempio del suo funzionamento in una situazione di vita tangibile che molti di noi si trovano purtroppo quotidianamente ad affrontare. È una situazione esemplificativa, come tante altre che potremmo trovare e vedere all'opera nella vita degli esseri umani. Una situazione che ci mostra, a volte spietatamente, un principio astratto ad essa sotteso. Qualsiasi attività umana si sia caricata di energia emozionale di attaccamento al suo soddisfacimento è pilotata dallo sfidante a suo esclusivo vantaggio. La situazione di vita che esamineremo è quella del bere alcolici in quantità eccessiva. Eccoci immersi nelle nostre attività quotidiane, relativamente tranquilli e senza preoccupazioni. Improvvisamente, senza avvisaglie e senza ragione, un pensiero immagine si affaccia all'interno del nostro campo di consapevolezza. Un pensiero immagine correlato al bere una qualche bevanda alcolica. La mente di superficie scatta e cattura questo pensiero.
Il nostro dialogo interiore condizionato, fuori controllo, al quale diamo tutta la nostra fiducia come se noi fossimo queste voci, comincia a ripetere frasi come «quasi quasi mi faccio un bel bicchiere». «Sì, direi che mi merito proprio un bicchiere». «Ecco, qui ci vorrebbe proprio un bicchierino», concordando con se stessa sul fatto che sì, è davvero così come va ripetendo a se stessa. Questo dialogo interiore condizionato genera rapidamente una emozione, quasi una sorta di anticipazione del bicchiere che berremo e di come ci sentiremo bene nel berlo e dopo averlo bevuto. Dal punto di vista della mera percezione, questa emozione non è altro che una sensazione diffusa nel nostro corpo, come una smania, una corrente. Ma quando la mente di superficie la intercetta, la trasforma, ad uso e consumo dello sfidante, in energia emozionale, cioè in una sensazione a cui è stata attribuita una etichetta, che non fa altro che alimentare ulteriormente il nostro dialogo interiore nella nostra presunta necessità di bere qualcosa. A un certo punto tale sarà la carica emozionale che si sarà agganciata al pensiero immagine di bere alcol, che non potremo fare a meno di versarci un bicchiere di qualcosa e berlo, placando questa corrente emozionale e sentendoci inizialmente meglio, apparentemente sollevati ed in pace. Ma non passerà molto tempo, e ne passerà sempre meno, prima che tale stato di quiete venga nuovamente alterato con una necessità emozionale generata da un pensiero o immagine inconsapevole dello stesso tipo. E la via così, in giorni, mesi, anni di dissipazione energetica vana. Tossicodipendenze emozionali come questa, e ne esistono in gran quantità senza che sia necessario riportarle qui, possono diventare molto dure da superare, perché la quantità emozionale che è coinvolta in esse è tale da annebbiare profondamente la coscienza di chi ne è vittima, soprattutto nei momenti in cui si sono innescate. Inoltre, il soddisfacimento prolungato nel tempo di tali tossicodipendenze emozionali altererà inevitabilmente anche l'equilibrio del corpo fisico, che svilupperà progressivamente sempre più recettori delle sostanze che riceve in circolo, a discapito di altre che riceve meno o per niente, e che invece dovrebbe ricevere pressoché giornalmente per la sua vitalità ed il suo benessere. Così, la tossicodipendenza emozionale diventa anche fisica, e a quel punto potrebbe essere davvero dura liberarsene. Nei momenti di quiete sembrerà di poterla fronteggiare senza problemi, sembrerà un fantasma illusorio ed evanescente. Quando si innesca, diventa un demone che vuole tutta la nostra attenzione, tutta la nostra energia, e poi ci lascia esauriti, svuotati, solo per tornare qualche tempo dopo a chiedere nuovamente il tributo alla nostra energia. Un demone al servizio dello sfidante. Ma allora dovremmo privarci di tutto per non cadere nella trappola dello sfidante? Niente di più folle. Il mondo è meraviglioso e pieno di esperienze da vivere. Ciò che dovremmo fare è recidere o smettere di creare l'attaccamento emozionale al loro soddisfacimento che mettiamo nelle nostre azioni, qualsiasi esse siano. Private dell'attaccamento emozionale al loro soddisfacimento, le azioni non genereranno dipendenze e lo sfidante
Si vedrà tagliata la principale, se non l'unica, fonte di sostegno energetico che utilizza per perpetuare se stesso ai nostri danni come un parassita. Quando un'azione viene privata dell'attaccamento emozionale al suo soddisfacimento, l'esperienza viene trascesa. Non è più importante quando, come o perché la si fa. Possono passare anni prima di praticarla di nuovo, o pochi minuti. Non si sente più alcuna mancanza, né alcun bisogno di tornare a praticarla. Se c'è la possibilità, si sperimenta. Se non c'è la possibilità, semplicemente non c'è la possibilità. Non c'è più la brama del suo soddisfacimento. Non c'è più ossessione, né sofferenza per la sua carenza. Eppure è proprio a questo punto che si trarrà il maggior godimento dell'esperienza in sé. È solo a questo punto che potremo lucidamente stabilire se l'esperienza è davvero per il nostro bene oppure no. Privati del corredo emozionale, che aveva l'unico scopo di alimentare lo sfidante e depotenziare noi stessi, gusteremo pienamente l'esperienza ogni volta che ci troveremo a riviverla, proprio perché ne apprezzeremo la sua impermanenza, la sua qualità, il suo reale apporto energetico, con occhi sereni e lucidi. Lo stato d'animo che si origina dal trascendere una esperienza è uno dei pilastri della nostra integrità. A questo stato d'animo molte tradizioni di ricerca interiore danno il nome di distacco. Le modalità con le quali lo sfidante interviene in un campo di consapevolezza umano sono due: l'attacco e l'occultamento. L'attacco è la fase attiva dello sfidante, è il momento in cui interviene innescando i nostri demoni interiori che ci tengono in catene. Questa è la fase che utilizza per sostenersi energeticamente, per alimentarsi, secondo la tradizione tolteca. L'arma principale, la più evidente e probabilmente la sola di cui dispone di comprovata efficacia, è l'utilizzo della spirale di depotenziamento, guidata fino al punto in cui generiamo una grande quantità di energia emozionale, di attaccamento al pensiero immagine innescato. Energia emozionale di bisogno quasi incontrollabile di qualcosa. Tossicodipendenza, appunto. Vi basterà un rapido sguardo intorno a voi per rendervi conto che praticamente ogni essere umano che vi circonda viene manipolato attraverso una o più tossicodipendenze emozionali di cui non può e non riesce a privarsi. Una manipolazione che ha origine e si sviluppa sempre attraverso la medesima strategia, la spirale di depotenziamento. Tuttavia, guardate in voi stessi. Forse lo sguardo sarà meno rapido di quello necessario a trovare la pagliuzza nell'occhio del vostro compagno essere umano, ma potreste comunque trovare qualcosa che somiglia parecchio ad una tossicodipendenza emozionale.
L'occultamento è la fase passiva dello sfidante, in cui arretra momentaneamente ed utilizza il vantaggio acquisito inconsapevolmente su di noi per tenerci in uno stato energetico basso e fuori equilibrio, così da non poter riuscire a fronteggiare in energia e consapevolezza un attacco successivo. Come riesce in tutto questo? Attraverso la sovraalimentazione della mente di superficie con un groviglio di pensieri inutili e senza alcun senso, che produrranno emozioni e stati d'animo a bassa energia, quali la rabbia, la gelosia, l'invidia, il rancore, la preoccupazione e similari, che sono tutte gradazioni della medesima emozione. La paura, che poi è la paura dello sfidante di essere scoperto. Pensieri che si affacciano automatici, mutevoli, incostanti, contraddittori, che ci intrappolano in una maniera semplicissima. Si pensano con il pronome io. Io penso. Io sento. Per me questa cosa che mi ha fatto è brutta. Hai visto che cosa ha fatto a me? Eccetera, eccetera. Ma chi è questo io? Quanti ce ne sono nella vostra testa? Possibile che questo io vuole una cosa e 5 minuti dopo ne vuole un'altra, a volte opposta alla prima? Non è possibile dare una risposta a queste domande senza consapevolezza. Ma dato che dare una risposta a queste domande, o anche solo osservare il balletto della mente di superficie fuori controllo, significa cominciare a tagliare i rifornimenti allo sfidante, la mente di superficie viene sovralimentata di chiacchiere, musica e rumore per impedire alla consapevolezza di dispiegarsi. Che cosa succede alla fine nella nostra vita, lasciando che lo sfidante continui nella sua opera di suggestione e controllo del campo di consapevolezza umano? Non seguiremo le nostre ispirazioni, cioè ciò che ci fa sentire davvero felici di esistere, perché le ispirazioni dei mondi superiori di coscienza producono emozioni positive, cioè ad alta energia, che allo sfidante sono totalmente indigeste. Opporremo resistenza ai cambiamenti e non accetteremo quelli che non possono essere evitati, perché ogni cambiamento rappresenta per lo sfidante un rischio di essere scoperto. Lo sfidante creerà in noi pensieri di resistenza che genereranno emozioni di resistenza. Così, oltre a fare il possibile per impedirci l'accettazione serena del cambiamento, sosterremo lo sfidante con emozioni a bassa energia, create dalla futile resistenza a ciò che non può essere evitato. Ci schiereremo contro qualcosa o qualcuno al di fuori di noi stessi, e lo combatteremo come causa della nostra infelicità e del nostro malessere, perché attribuiremo la responsabilità delle emozioni a bassa energia che vivono dentro di noi ad eventi esterni o ad altre persone. Ma basta un semplice sguardo consapevole per rendersi conto che tutto ciò che esiste nella nostra vita è stato generato ed è mantenuto in essere esclusivamente da noi, e noi
Ne siamo i soli ed unici responsabili. Diverremo ansiosi e preoccupati di perdere quello che abbiamo e saremo portati a difendere invece che condividere. Ma di chi è questa ansia e questa preoccupazione di perdere qualcosa? Solo dello sfidante. Come esseri umani magici e meravigliosi quali siamo, tutti noi, non possiamo perdere nulla e non dipendiamo da nulla, perché noi siamo tutto. Ma ci vuole consapevolezza per scoprirlo. Una consapevolezza di cui lo sfidante non può né deve permettere l'espansione, per varie ragioni, forse persino superiori a lui stesso. Una consapevolezza che lo sfidante sa bene di non poter arginare una volta che essa si è destata, perché il processo di espansione della consapevolezza è inarginabile e senza fine. Non avremo equilibrio nella cura di noi stessi, ma rimarremo attaccati emozionalmente ad abitudini e situazioni che ci bloccano, invece di liberarci. Ranta, chiunque questo essere sia, identifica con giustezza questi attaccamenti emozionali. Attaccamenti a persone, luoghi, cose, tempi ed eventi. Ogni attaccamento emozionale in una di queste sfere crea abitudini. E le abitudini sono azioni che controllano un essere umano, invece del contrario. Vivremo nella nostra mente e nelle sue creazioni illusorie, invece che nella realtà di ciò che accade nell'istante presente. Dov'è la totalità di noi stessi in questo momento? Nella stragrande maggioranza dei casi, nelle congetture e nelle presupposizioni della mente di superficie, persino mentre stiamo agendo. Cioè, in uno degli aspetti della sovralimentazione della mente di superficie, indotta dallo sfidante. Proietteremo all'esterno le nostre congetture, le nostre presupposizioni sulla realtà, quando esse non sono altro che pensieri generati dallo sfidante, e ad esse ci conformeremo nelle azioni, come se fossero vere. Non è forse così nella nostra vita? Non è forse vero che invece di chiedere direttamente, in umiltà, integrità ed ascolto, invece di osservare quietamente, in silenzio, consapevolezza ed accettazione, ci facciamo domande e ci diamo risposte e poi crediamo che queste risposte siano la realtà? Quante cose abbiamo distrutto nella nostra vita in questo modo, per poi renderci conto che era tutto solo nella nostra mente di superficie? Quante cose abbiamo distrutto nella nostra vita, credendo a una mente manipolata dallo sfidante? Ci separeremo sempre più dagli altri esseri umani e dalla vita nella sua totalità, per paura di soffrire, di perdere ciò che abbiamo, di non poter difenderci. Così creeremo o entreremo a far parte o ci ritroveremo in gruppi costituiti da noi contro loro,
costruiti essenzialmente per difendere qualcosa di irreale da qualcos'altro di altrettanto irreale. Qualcosa che la morte spazzerà via come foglie sugli alberi d'autunno. Non esiste noi contro loro. Loro non sono forse esseri umani invischiati nella medesima illusione, manifesta in un'altra forma? E se è così, che differenza c'è tra noi e loro? Questo è ciò che lo sfidante crea nella nostra vita, se gli viene permesso. Risuona familiare? Quanto siamo immersi in queste cose? Quanto sono immersi in queste cose le persone intorno a noi? Alla fine, quello che lo sfidante crea nella nostra vita, se gli viene permesso, può essere riassunto in una sola parola. Sofferenza. L'operato dello sfidante nella nostra esistenza ci è ora chiaro, così come più chiari sono ora gli scopi che si prefigge. Tuttavia, questo è solo il primo passo. Un passo importante, certo, molto importante, perché è l'inizio della riconquista dei nostri spazi interiori. Ma è un passo ancora intellettuale, cioè non suffragato da una comprensione da parte dell'intera nostra totalità. Allo stato attuale potremmo essere in accordo intellettualmente con ciò che abbiamo visto e sentito fin qui, oppure no. Oppure potremmo avvertire una corrente emozionale che ci scuote e che in qualche modo ci fa vibrare in armonia con questo messaggio. Ma sia in un caso che nell'altro, ancora non c'è differenza. Le forze a cui abbiamo dato il nome di sfidante continueranno inesorabilmente nel loro operato, fino a quando non entreremo in azione, perché l'unica differenza è data dall'azione. Che cosa significa entrare in azione? Significa avvertire profondamente in noi la necessità e il desiderio di liberarsi dal mondo mentale e temporale creato dallo sfidante a suo uso e consumo. Significa essere stufi di creare sofferenza per se stessi e conseguentemente per il mondo che ci circonda. Significa riconoscere che siamo in balia di correnti emozionali e di pensieri incontrollati,
che ci spingono di qua e di là come burattini. Senza queste premesse non entreremo in azione e non entrando in azione resteremo in balia dello sfidante. Non c'è alternativa a questa regola. Ma nel momento in cui decideremo di entrare in azione, allora è bene conoscere in che modo agire per riconquistare noi stessi. Ed è proprio qui che concentrano la loro attenzione tutte le tradizioni di ricerca interiore radicate in qualche modo nella verità. Tutte, senza alcuna eccezione, danno indicazioni diverse nella forma, ma equivalenti nella sostanza, per fare in modo che un essere umano riconquisti se stesso. Questa è una delle più supreme meraviglie del nostro universo. Molteplici, infiniti modi per una sola direzione. Noi abbiamo la scelta, non la selezione. Infiniti modi. Una sola direzione. Cercando dunque di cogliere la matrice astratta delle modalità di azione volte a creare in un essere umano lo stato d'animo della riconquista, possiamo dunque isolare un percorso, un cammino, che conduca alla comprensione, poi alla consapevolezza, poi alla liberazione. Un percorso che ci porti ad avere sufficiente energia personale per dirimere in noi stessi ciò che andiamo via via imparando. Un percorso che ci insegni a vedere e ad agire per noi stessi, seguendo le correnti della nostra connessione con l'infinito, che non può essere mai persa, ma solo offuscata. Non si tratta di un percorso fatto di tappe successive che portano da qualche parte. Possiamo dire che si tratta di un percorso parallelo, in cui ogni singolo elemento viene seguito ed alimentato parallelamente agli altri. Lo scopo è quello di raccogliere e liberare una quantità di energia tale da innescare la consapevolezza e restringere al minimo le perdite energetiche provocate dall'operato dello sfidante. Consapevolezza significa attenzione. Attenzione significa energia. Questo percorso, questo cammino, questa via, si basa ovviamente sulla osservazione dell'operato dello sfidante nella vita degli esseri umani e sulla conseguente migliore modalità funzionale di azione che limiti al minimo, fino ad interromperlo, il prosciugamento energetico correlato. Tuttavia, è bene essere subito chiari. A parte rarissime eccezioni, il cammino che porta alla liberazione non è facile. Non è immediato. Non è breve. Non è semplice. Brevi intervalli emozionali di connessione con mondi superiori di coscienza non sono indicatori di un cambiamento, ma solo di un occultamento dello sfidante in un momento in cui la nostra energia si è elevata in qualche modo. Il cambiamento è giungere a vedere ciò che è realmente. E una volta che si è veduto, allora chiedersi se cambiare oppure no diventa del tutto futile.
Semplicemente agiremo di conseguenza. E questo è tutto. In ogni caso, il nostro scopo, lo scopo di ogni essere umano, è vivere la migliore vita che possa vivere, in serenità e pace, in energia e forza, in comprensione, integrità e compassione. Non è forse questo ciò che ognuno di noi desidera alla fine? Liberarsi può anche essere un pensiero privo di senso, ma vivere una vita piena, intensa, forte e felice, che è diritto di ogni essere umano, è assolutamente sensato ed è anche quello a cui lo sfidante si oppone. Quindi, anche solo per raggiungere uno stato come questo, può valere la pena agire e vivere, disinnescando consapevolmente i sabotaggi mirati dello sfidante alla nostra totalità. Vediamo ora quali armi, che altro non sono che stati d'animo e sensazioni interiori, abbiamo a disposizione per contrastare ed arrestare l'operato dello sfidante nella nostra vita. Queste armi, queste sensazioni, sono esattamente ciò che abitualmente non facciamo, ed è per questo che sono così indigesti allo sfidante. Non è in grado di arrestarne gli effetti positivi. Effetti che sono cumulativi se le nostre pratiche resistono. Effetti che sfoceranno poi in un accrescimento di energia e consapevolezza tali da darci finalmente la forza di ingaggiare il solo, unico confronto che ci aspetta. Il confronto per eccellenza, lì, davanti a noi, dal quale tutti un giorno dovremo per forza passare. Il confronto che chiameremo, da ora in avanti, il varco del deserto. La prima arma a nostra disposizione, un'autentica stangata alla perpetuazione dello sfidante all'interno del nostro campo di consapevolezza, pur essendo la più accessibile dal punto di vista della comprensione mentale dei suoi indiscutibili benefici, è già essa stessa l'elemento che causa la resa del 98% dei presunti aspiranti alla costruzione di una vita migliore per se stessi. Naturalmente, è lo sfidante che si arrende a se stesso, è la nostra consapevolezza che si identifica nella resa, perché lo sfidante sa bene quanto quest'arma gli sia nociva. Ma di fatto, quello che succede è che l'essere umano evita da subito di brandire quest'arma e finisce addirittura, in certi casi, per rivoltarglisi contro. E se l'essere umano non brandisce quest'arma, non avrà accesso nemmeno alle successive, perché le altre armi richiedono una padronanza di un certo livello di questo primo stato interiore per poter liberare nel tempo i loro benefici in maniera esponenziale. Di che cosa parliamo? Dello stato d'animo interiore, della disciplina.
La disciplina è una parola pericolosa. Molti associano la disciplina, infatti, ad un regime coatto, obbligato, ad una forzatura interiore, quando invece la disciplina non ha nulla a che vedere con tutto questo. La disciplina che intendiamo qui è un modo di essere e di agire fondato su tre elementi base. Decidere consapevolmente le proprie azioni, agire senza aspettative, accogliere in serenità qualsiasi risultato. In generale, gli esseri umani fanno esattamente il contrario. Decidono le loro azioni in conseguenza di qualche cosa. Agiscono con ogni sorta di aspettative nei riguardi di se stessi e degli altri esseri umani. E dato che il risultato delle loro azioni è molto, molto spesso differente da come se lo aspettavano, cioè un'altra aspettativa, non lo accolgono mai in serenità, ma con risentimento, rammarico e riluttanza. Naturalmente, ciascuno di questi comportamenti è una eredità indotta in loro da un dominio dello sfidante che si perpetua da millenni. La disciplina intesa invece come unione di questi tre elementi base genera invece un'onda energetica di emozioni positive ed entusiasmo, cioè correnti energetiche del tutto antitetiche a quelle di cui lo sfidante si alimenta. Inoltre, i tre elementi sono già di per sé stessi singolarmente antitetici alla modalità generale con la quale viviamo la nostra vita, e questo insieme di fattori può quindi determinare, se la disciplina viene mantenuta nel tempo, il radicamento di uno stato interiore che impedisce allo sfidante di accedere con facilità alla nostra energia. Ma la chiave della disciplina ed il suo enorme valore aggiunto sta nella sua permanenza temporale. Una disciplina non è null'altro che un'illusione se non è mantenuta per tutto il tempo che gli occorre a radicarsi e dispiegarsi. Decidere consapevolmente le proprie azioni significa valutare la situazione di vita nella quale siamo e decidere quindi una o più azioni da compiere che tengano conto della migliore funzionalità energetica possibile ed accessibile a noi in quel momento. Cioè a dire, decidere una direzione che punti diritta al nostro miglioramento delle condizioni di vita, ad un aumento del nostro benessere e della nostra vitalità, ad una crescita interiore e personale. In una vita condotta caoticamente dallo sfidante, non c'è mai il tempo di fermarsi a pensare davvero alla propria esistenza. Non c'è mai tempo di decidere consapevolmente azioni che ci portino benefici e buoni frutti. Agiamo credendo di compiere scelte responsabili e ponderate, mentre distruggiamo la nostra energia e la nostra vita con ogni sorta di abitudini nefaste ed attaccamenti emozionali camuffati da libere decisioni. Fumiamo 80 sigarette al giorno, mangiamo ben oltre le nostre necessità, beviamo costantemente litri di liquidi dannosi, trattiamo i nostri compagni esseri umani come oggetti, lavoriamo ore e ore solo per tossicodipendenza emozionale, senza fermarci un attimo a chiederci il perché di tutto questo. E chiamiamo questa cosa libertà personale.
Agire senza aspettative significa impedire allo sfidante di generare spirali di depotenziamento basate su di un giudizio illusorio delle condizioni intorno alla nostra azione. Una volta che si è decisa un'azione, occorre agire senza considerare in alcun modo i giudizi e le supposizioni create dalla mente di superficie, perché questi giudizi e supposizioni non sono nostri, sono generati dallo sfidante al solo scopo di innescare spirali di depotenziamento e non hanno alcun fondamento reale. Non è affatto facile, ma solo perché non siamo abituati alla nostra maestosità. Se anche solo per una azione riuscissimo a fare ed erogare il nostro meglio, a prescindere da ogni aspettativa di guadagno e perdita, di approvazione o condanna, di applauso o disprezzo, potremmo stupirci della grande quantità di cose meravigliose che siamo in grado di creare. Accogliere in serenità qualsiasi risultato significa renderci conto di un qualcosa che è sempre stato e sempre sarà. Il risultato delle nostre azioni non rientra nel dominio delle decisioni di un essere umano. La libertà di un essere umano è nell'azione, cioè nell'espressione creativa dell'infinito in lui. I risultati sono di pertinenza di forze superiori. Risultati che possono giungere dopo molto tempo. Risultati che possono essere totalmente diversi da quelli che volevamo. Ci sono sempre risultati che scaturiscono dalle nostre azioni, ma che cosa, quando, quanto e come è dominio e decisione dell'infinito. Accettare in serenità questa verità e dunque manifestare la serenità nella nostra esistenza è intollerabile allo sfidante, perché la serenità è una delle nostre emanazioni naturali di esseri umani con la quale lo sfidante non può assolutamente alimentarsi. Lo sfidante cercherà di offuscare questa emanazione innestando pensieri di giudizio negativo, di condanna, di mancata accettazione sul risultato di un'azione per una non conformità davvero presuntuosa alle sue finte aspettative. Ma nonostante non siano altro che pensieri, cioè opinioni soggettive non necessariamente vere, ed oltretutto formulate e generate da una forza in contrapposizione al nostro campo di consapevolezza, noi potremmo finire per crederci, ed in tal modo si innescherà una nuova spirale di depotenziamento, che avrà l'unico esito di portare nutrimento alle forze dello sfidante e deprivarci nuovamente di energie. Attraverso l'arma della disciplina, invece,
Verranno messe in moto ed alimentate in noi stessi forze in grado di sostenerci nel nostro incedere verso la vita che desideriamo e che meritiamo di vivere. E lo sfidante comincerà a perdere energie perché non sarà più lui a decidere costantemente al nostro posto azioni deprivanti. Non saranno più il suo giudizio e le sue finte aspettative a ricevere la nostra attenzione e la nostra fiducia. La nostra consapevolezza destata non crederà più ai suoi pensieri di giudizio negativo e di valutazione non obiettiva che tenterà di inserire nella nostra mente di superficie. E tutto questo libererà sempre più velocemente energia dalla trappola in cui lo sfidante l'ha ingabbiata a suo vantaggio, permettendoci di incedere con sempre maggiore efficacia e rapidità verso la vita maestosa che meritiamo di vivere. Ma qual è la differenza tra un'azione disciplinata ed un'abitudine? Nient'altro che la consapevolezza. Un'abitudine trae origine da pensieri inconsapevoli e fuori controllo. L'azione disciplinata, invece, scaturisce da pensieri e decisioni consapevoli. Sebbene entrambe usino le stesse risorse a disposizione dell'essere umano, un'abitudine disperde energia per tossicodipendenza emozionale. Un'azione disciplinata la accresce. Ma quello che fa davvero la differenza è la consapevolezza. Se essa manca, l'azione diventa abitudine. Se essa viene alimentata, qualsiasi azione e qualsiasi abitudine diventano sorgente di potere. Tuttavia, è bene essere consapevoli fin da subito di un elemento molto importante. La disciplina è illusoria e non ci darà nessuno dei suoi frutti meravigliosi se non è mantenuta nel tempo. Per quanto tempo? La nostra mente profonda lo sa perfettamente. Le sensazioni che libererà in noi ci diranno quando il tempo di una disciplina è compiuto. Mentre la disciplina comincia a radicarsi nella nostra interiorità e mentre ci rendiamo conto di come da sempre siamo stati ingannati dalle nostre false aspettative e dalla nostra deriva inerziale indulgente, possiamo intervenire per chiudere altre falle energetiche nel nostro campo di consapevolezza. In realtà possiamo dire che la chiusura di queste falle è ancora un contenimento, non un riassemblaggio. Tuttavia, tale contenimento è molto importante per noi, perché la chiusura progressiva delle nostre falle energetiche implica liberare sempre maggiore energia a vantaggio del nostro campo di consapevolezza. Proseguendo in questo metodico contenimento, arriveremo ad avere sufficiente energia
per attaccare frontalmente le cause più importanti e più potenti del nostro depotenziamento e della nostra perdita energetica. Ma non potremo mai arrivare a fronteggiare il varco del deserto senza aver progressivamente chiuso, una ad una, tutte le nostre dissipazioni energetiche attraverso il supporto della disciplina. Come abbiamo visto, la spirale di depotenziamento si innesca attraverso un pensiero immagine generato dallo sfidante nella nostra mente di superficie. Quindi, prima di risalire alla fonte, possiamo intanto agire nella nostra interiorità per attenuare al minimo possibile le perdite energetiche di cui la spirale di depotenziamento ci rende vittima. Per contrastare questo deflusso, esistono due discipline molto potenti: la non espressione delle emozioni negative, la riemersione della mente profonda. Uno degli obiettivi primari dello sfidante è generare energia emozionale di matrice negativa, in grado di paralizzare le nostre buone intenzioni, renderci preda di ogni tipo di tossicodipendenza emozionale e trasformare la nostra vita in un inferno totalmente alimentato da illusioni irreali. Tuttavia, tale esito può effettivamente realizzarsi se e solo se questa energia emozionale viene espressa in una azione che la manifesti. Se internamente a noi stessi percepiamo una emozione di rabbia e trasformiamo tale emozione in azione, sfogandola contro qualcosa o qualcuno, abbiamo compiuto il passo finale nel supporto energetico dello sfidante, perché lo sfidante è ghiotto, potremmo dire così, del cortocircuito emozionale ingenerato da un'azione che lo manifesta. Non esprimere le emozioni negative e dunque non trasformarle in azione significa introdurre un elemento di distacco tra la nostra percezione e l'azione. L'emozione negativa continua ad esistere, ma noi non la esprimiamo, fondamentalmente, perché essa è stata generata da una forza che non siamo noi, attraverso strumenti che ci sono stati per così dire usurpati, senza che ce ne accorgessimo. Ma attenzione, non esprimere una emozione negativa non significa negarla o ricacciarla nel profondo, perché questo significherebbe introdurre un ulteriore elemento di sofferenza nel nostro campo di consapevolezza. Non esprimere una emozione negativa significa accettarla totalmente dentro di noi, lasciare che essa sia tutto ciò che deve essere e bruciarla sul fuoco della nostra attenzione totale. Significa essere totalmente presenti davanti ad essa, senza arretrare di un passo, eppure senza trasformarla in azione. Significa osservare quello che percepiamo e renderci conto che la nostra mente di superficie sta interpretando una sgradevole sensazione corporea, come un formicolio o una oppressione in determinati punti del corpo, e sta dando ad essa un nome a cui è associata una serie di azioni, o meglio, reazioni, per spegnerla o ricacciarla indietro o nel profondo.
Non esprimere un'emozione negativa richiede molta, molta energia, perché abitualmente quello che facciamo come esseri umani inconsapevoli è esattamente l'opposto. Sembra paradossale, ma gli esseri umani tipicamente non manifestano le emozioni positive e manifestano in azione quelle negative. Sembra paradossale, ma non lo è, perché è il frutto di una tattica ben precisa. Eppure, le emozioni sono molto, molto importanti. Tutte le tradizioni di ricerca interiore ci indicano strumenti volti ad elaborarle e a manifestarle al meglio. Per esempio, nel linguaggio cabalistico, le emozioni si chiamano misure, in quanto è proprio tramite loro che l'essere umano può misurarsi, per rendersi conto di quanto progresso egli abbia veramente compiuto sulla via della crescita coscienziale. Allo stato normale, invece, gli esseri umani finiscono per produrre emozioni attraverso l'uso improprio della mente di superficie, al solo beneficio della perpetuazione della presenza dello sfidante all'interno del loro campo di consapevolezza. Non esprimere emozioni negative può e deve iniziare da piccole mosse. Ci sono grandi demoni manipolati dallo sfidante dentro di noi ed è folle iniziare la riconquista passando da essi. Qualcosa di semplice entra nel nostro campo di consapevolezza, scuote le nostre opinioni sul mondo e genera un'emozione negativa: rabbia, disprezzo, depressione. Fronteggiamo, allora, l'emozione che si manifesta. Osserviamo come questa emozione scaturisca da un pensiero generato in maniera automatica dalla mente di superficie. Osserviamo la natura di questa emozione, il suo sapore, le sensazioni prettamente fisiche che produce nel corpo. Osserviamo, lasciamo che l'emozione sia tale, ma non manifestiamola in azione. Non sfoghiamo la rabbia o il disprezzo che sentiamo contro di noi o qualcos'altro. Non manifestiamo la nostra depressione in azioni che la confermino. Osserviamo le emozioni, ma non manifestiamole, perché niente di tutto questo siamo noi. Una emozione negativa, intesa come emozione che dissipa energia, che viene inflessibilmente osservata, senza essere combattuta, senza essere negata, senza essere espressa in maniera reattiva, passa rapidamente ed inizia pressoché subito a diminuire di intensità. Successivamente, con il nostro stato interiore così ripulito, se sarà necessaria un'azione per far sì che l'emozione passi via del tutto, allora agiremo, ma la nostra azione sarà pulita, creativa e non reattiva. Tutte qualità che renderanno la situazione funzionale e di sostegno al nostro campo di consapevolezza, invece che un nuovo ed ennesimo approvvigionamento energetico, erogato inconsapevolmente allo sfidante. La riemersione della mente profonda è un'altra disciplina di enorme potenza, perché va ad agire su un aspetto della mente di superficie
che lo sfidante conosce ed usa per pilotare a proprio vantaggio e con il minimo sforzo necessario la spirale di depotenziamento, l'interpretazione meccanica delle percezioni. Portando la nostra attenzione sul caos apparentemente incontrollato della mente di superficie, scopriremo presto che la quasi totalità dei pensieri che ci permettiamo di mantenere sono stranamente focalizzati su una sola polarità prevalente. Tutto quello che entra nel nostro campo di consapevolezza, compresi noi stessi, viene giudicato, cioè scomposto in parti separate e sconnesse, e trovato colpevole o innocente, inadatto o adatto, indegno o degno, impossibile o possibile, buono o cattivo, eccetera, 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 in un meccanismo che ora conosciamo molto bene. Tale enorme baccano ci impedisce di sentire ed accedere all'interno di noi stessi ad una più vasta mole di informazioni che comprende gli aspetti unificanti e connettivi che sottendono ogni cosa. Questi aspetti non possono essere realizzati dalla mente di superficie perché essa non ha questa funzione. Questi aspetti sono di esclusiva pertinenza della mente profonda. Far riemergere la mente profonda significa sostanzialmente introdurre un cuneo di distacco tra noi e i pensieri della mente di superficie, perché questi pensieri hanno ben poca importanza e non sono chi noi siamo. In questo spazio, creato dal distacco, lasceremo consapevolmente che la mente profonda intervenga attraverso le sue sensazioni, ed invece di accettare completamente e subito i pensieri di giudizio generati dalla mente di superficie, positivi o negativi che siano, rimaniamo in ascolto, vigili e consapevoli delle sensazioni emanate nelle profondità di noi stessi dalla mente profonda. L'occasione per la pratica della riemersione della mente profonda è praticamente tutta la nostra esistenza. Osserviamo un albero, una pianta, un oggetto. Interagiamo con un altro essere umano. Distacchiamoci dalla mente di superficie e dai suoi vaniloqui che non ci appartengono. Che cosa percepiamo? Che sensazioni emana l'oggetto o l'essere con cui stiamo interagendo? E il luogo in cui siamo? Che cosa percepiamo davvero? C'è armonia? Oppure qualcosa non funziona? La riemersione della mente profonda ci permetterà praticamente subito di renderci conto che ogni cosa è molto, ma molto di più di quello che la mente di superficie riesce a giudicare, e che la somma di pensieri di giudizio e condanna che ci permettiamo di lasciare a briglia sciolta dentro di noi non sono nemmeno un'ombra di quella realtà indiscutibile che credevamo fossero. Ma l'elemento di maggiore importanza in questa riemersione consapevole è insito nella realizzazione che laddove la mente di superficie sta interpretando una nuova percezione sulla base di vecchie esperienze somiglianti, o sta impedendo un'azione positiva per la nostra crescita con dubbi e paure, o sta provocando un'azione per tossicodipendenza emozionale, i pensieri che utilizza per dissuaderci o per raggiungere i suoi scopi non sono chi noi siamo. Questo è il nodo cardine da realizzare. Il fulcro della nostra percezione è nel profondo di noi stessi
in uno spazio in cui i pensieri non sono ancora diventati parole. Eppure, adesso non concediamo mai lo spazio ed il silenzio per manifestarsi. O per meglio dire, lo sfidante non permette che ciò accada, perché questo significherebbe arrivare a vedere che la nostra vita non è nelle nostre mani, cioè nella trasposizione in azione delle sensazioni percepite dalla mente profonda, ma nelle mani delle forze dello sfidante, nell'illusione interiore della nostra libertà personale. Ecco quindi che non esprimere le emozioni negative e far riemergere la mente profonda creano un nuovo spazio interiore, uno spazio di ascolto e osservazione. Questo nuovo spazio che ci conquisteremo con la nostra disciplina è uno spazio integro, totalmente nostro, dove lo sfidante non può sopravvivere né può intervenire per utilizzarlo a suo vantaggio. Più grande, più profondo questo spazio diventa, più energia riprendiamo indietro dal campo gravitazionale dello sfidante e più maestosa e libera diventa la nostra esistenza. Lo spazio quieto, integro, che abbiamo conquistato attraverso la non espressione reattiva delle emozioni negative e la riemersione della mente profonda, è uno spazio di osservazione pura, in cui ci poniamo oltre il funzionamento meccanico e condizionato della mente di superficie, eppure siamo quanto mai vigili e consapevoli. Questo spazio di osservazione pura è il terreno fertile in cui può finalmente crescere e manifestarsi quella facoltà fondamentale dell'essere umano che è sua eredità e gli appartiene di diritto come essere magico. La facoltà che è stata oscurata in modo da depotenziarlo e renderlo facile preda delle correnti emozionali indotte dallo sfidante. La facoltà che tutte le tradizioni di ricerca interiore stimolano a ritornare in funzione attraverso una grandissima quantità di modi diversi, diretti al medesimo risultato. La facoltà che ci riporta ad essere ciò che siamo veramente. La facoltà del silenzio interiore. Il silenzio interiore è lo stato dell'essere in cui qualsiasi tentativo di identificazione innescato dallo sfidante scompare letteralmente perché riassorbito dal fuoco dell'attenzione. È uno stato di estrema vigilanza e consapevolezza che si innesca in assenza di pensieri articolati in forma di parole o immagini conseguenziali e associative.
È uno stato in cui la mente di superficie è di fatto scollegata dalla percezione del proprio esistere, del proprio essere, come campo di energia e consapevolezza. Cioè a dire, uno stato in cui la mente di superficie non determina e stabilisce l'io sono di ogni essere umano, perché è l'io sono a contenere la mente di superficie, non viceversa. Nello stato di silenzio interiore, qualsiasi tentativo di innesco della spirale di depotenziamento da parte dello sfidante viene riconosciuto istantaneamente e lasciato andare, perché si riconosce subito, in esso, il principio di qualcosa che non ci appartiene e che non vogliamo. Questo è ciò che il silenzio interiore è in grado di fare per noi nella nostra riconquista, ma non è certo tutto qui. Possiamo dire che non c'è limite a ciò che siamo in grado di raggiungere, esprimere ed esplorare, approfondendo e potenziando sempre più questa nostra facoltà dimenticata. Il silenzio interiore non può essere spiegato a parole. È quanto mai necessario agire per comprenderlo su tutti i livelli del nostro essere e realizzarne la sua estrema importanza nella nostra esistenza. Ma fortunatamente, in questo cammino, tutte le tradizioni di ricerca interiore ci sostengono, insegnandoci un gran numero di procedimenti e discipline per raggiungerlo e radicarlo. E a noi non resta che trovare e vivere le pratiche che più vibrano con la nostra unicità. Per esempio, tutte le discipline che sono riunite nel termine di meditazione condividono, seppure nella grande varietà di tecniche che le differenziano, il medesimo obiettivo: nutrire ed incrementare in noi l'espansione di uno spazio percettivo di silenzio interiore. Questa è una delle loro mete fondamentali. In infiniti modi, una sola direzione. Questa espansione del silenzio interiore in noi comporterà, tra gli innumerevoli benefici, anche il potenziamento esponenziale delle nostre facoltà percettive, conseguenza dell'espansione della consapevolezza che è inestricabilmente legata al silenzio interiore. E sarà questa percezione amplificata, questa consapevolezza potenziata, a inattivare sempre più fortemente l'operato delle forze dello sfidante. In un essere umano, più energia è a disposizione della consapevolezza, meno energia è a disposizione delle forze dello sfidante. Non c'è niente di più potente in questa riconfigurazione energetica della pratica del silenzio interiore. Ma come fare spazio al silenzio interiore nella nostra vita? Praticare il silenzio interiore è una disciplina che può potenzialmente, e alla fine lo sarà,
essere praticata senza soluzione di continuità nell'arco dell'intera nostra esistenza. Come? Erogando la nostra totale attenzione su ciò che sta accadendo in questo momento, riorientando il più possibile ed il più a lungo possibile l'attenzione che concediamo ai pensieri della mente di superficie verso le percezioni dell'istante presente raccolte dai nostri sensi. Per questa pratica non è necessario null'altro che la nostra vita. In qualsiasi momento ricordiamoci di ricondurre la nostra attenzione entro i confini dell'istante presente, distaccandola dalla mente di superficie. In qualsiasi momento e per qualsiasi azione stiamo facendo, ricordiamoci di essere vivi, presenti. Ricordiamoci di noi stessi, così come Gurdjieff, ricercatore interiore degli inizi del secolo scorso, chiamava questa disciplina. Concediamo l'intera nostra attenzione all'azione che stiamo facendo. Nel mentre raccogliamo informazioni sull'ambiente e su noi stessi con i nostri sensi. Qual è la nostra postura? Come respiriamo? Stiamo agendo tranquillamente o percepiamo interiormente una sensazione di disagio? Cosa ci dice il corpo? E il luogo in cui siamo? Non è un caso che la disciplina della riemersione della mente profonda abbia aspetti simili alla pratica del silenzio interiore. Di fatto, è a partire dal silenzio interiore che la mente profonda decodifica in percezione la realtà che entra in contatto con il nostro campo di consapevolezza. Questo filo del rasoio del momento presente crea una diga che è letteralmente inaccessibile allo sfidante. Fino a che rimaniamo in questo stato, lo sfidante non può trascinarci con sé, perché per farlo ha bisogno che noi crediamo a ciò che dice, cioè ha bisogno che noi ricadiamo a livello energetico dell'ascolto e dell'identificazione automatica con la mente di superficie, con conseguente generazione di energia emozionale. Ecco una delle ragioni per le quali il silenzio interiore è così importante. Nel momento in cui siamo immersi in esso, lo sfidante cessa di controllare la nostra esistenza e conseguentemente si libera in noi spazio per la percezione di quelle sorgenti interiori, che sono ciò che siamo veramente, che sono espressione della nostra vita e di ciò che realmente vogliamo. Finalmente. Liberiamo in noi lo spazio per essere ciò che siamo veramente. Occorre una grande quantità di energia all'inizio per sostenere continuativamente questo nuovo stato dell'essere. Dunque non dobbiamo perdere la pazienza se riusciamo solo per pochi secondi, ma non dobbiamo desistere dal tentare. Dopotutto, da molti, molti anni siamo abituati ad agire esattamente al contrario, cioè lasciando briglia sciolta e dando tutta la nostra attenzione a quella sequenza ininterrotta di pensieri associativi inutili, insensati e rumorosi, con i quali ci identifichiamo, che ci spingono di qua e di là a compiere azioni che
che spesso non desideriamo nemmeno compiere, solo per acquietare le emozioni negative che percepiamo. Ad accompagnare questa pratica possiamo poi decidere di esplorare e selezionare nel ventaglio delle discipline offerte da tutte le tradizioni di ricerca interiore quelle dirette alla espansione del silenzio interiore che più vibrano in accordo con ciò che siamo e con le nostre preferenze e poi trasformarle in una disciplina quotidiana. Raggiungere il silenzio interiore non è certo prerogativa di una pratica piuttosto che di un'altra, ma è solo prerogativa dell'inflessibile intento di chi lo vuole raggiungere. Per questo non esistono discipline migliori o peggiori di altre in questa via. Ciò che per me può rappresentare un modo efficacissimo per esplorare il silenzio interiore, per un altro essere umano può essere davvero inutile. È responsabilità del singolo essere umano selezionare i mezzi che sono a lui più congeniali per raggiungere il silenzio interiore. Ma una delle conseguenze meravigliose della nostra pratica è che sarà la stessa consapevolezza accresciuta dal silenzio interiore a comunicarci, spesso con mezzi che sono del tutto simili a quelli che usa lo sfidante, quale disciplina è opportuno provare per noi. Un giorno potremmo sorprenderci a considerare la possibilità di approfondire la meditazione zen. Oppure saremo spinti a trovare nella nostra zona un corso di yoga. Oppure ci sentiremo improvvisamente spinti a praticare Tai Chi Chuan o ad imparare a suonare al meglio possibile uno strumento musicale specifico. Da dove arrivano queste improvvise aperture? Dallo spazio che abbiamo aperto attraverso il silenzio interiore. Dallo spazio che attraverso il silenzio interiore ci connette alla vastità dell'infinito e ad ogni altra cosa del nostro meraviglioso universo. Il silenzio interiore è la porta dell'infinito. Non c'è strumento più efficace di questo nella via che ci porta alla vita meravigliosa che desideriamo vivere e che abbiamo il diritto di vivere. Soprattutto se uniamo le infinite ispirazioni che ci comunica all'azione. Espandere il silenzio interiore significa inattivare progressivamente tutte le pulsioni automatiche dello sfidante, fino a trasformare lo sfidante stesso in un insieme di forze alleate al nostro intento di manifestare una vita meravigliosa. Espandere il silenzio interiore significa vivere completamente il nostro destino di esseri umani magici in un universo meraviglioso. O lasciamo allo sfidante le redini della nostra vita, o agiamo per risvegliare in noi la magia, la forza, il potere, la consapevolezza che sono nostra eredità e nostro diritto di esseri umani, senza alcuna distinzione.
Questa scelta è in ogni più piccolo respiro che inaliamo, in ogni più piccolo pensiero che alimentiamo, in ogni più piccola parola che diciamo, in ogni più piccola azione che facciamo. Lo scopo della nostra esistenza è scegliere in ogni momento quale delle due vie percorrere, in un senso o nell'altro. Una scelta di ogni istante, di ogni attimo, di ogni momento, a cui sottrarsi non è possibile. Disciplina, non espressione reattiva delle emozioni negative, riemersione della mente profonda, silenzio interiore. Le quattro facce della piramide della riconquista, strumenti che agiscono in parallelo, sostenendosi e alimentandosi l'un l'altro, verso la cima. Verso l'epitome. Il viaggio potrebbe non essere breve, potrebbero essere necessari anni prima di edificare una struttura solida, stabile. Nella nostra esistenza esistono una grande quantità di strutture pensiero, emozionali, gestite completamente dallo sfidante per i suoi fini, e alcune di esse sono così radicate dentro di noi, così strettamente legate alle nostre identificazioni, da poter richiedere anni di lavoro prima di essere inattivate. Queste strutture non sono altro che le nostre credenze, le nostre convinzioni, quei dogmi sui quali poggiamo la nostra vita, quelle leggi mentali ereditate, sulle quali conformiamo il nostro agire, quelle attività che crediamo essere parte inalienabile del nostro essere. Tutte cose che la morte spazzerà via come foglie secche. Nei nostri anni di lavoro è certo che cadremo più e più volte nelle varie tossicodipendenze emozionali che ci portiamo dentro. È raro riuscire da subito ad arrestare la marea emozionale che da anni ci spinge a diventare un'emozione, a soddisfare un ipotetico bisogno insopprimibile. Ma la nostra piramide della riconquista che stiamo edificando sta agendo, e anche questo è certo, nonostante le nostre battaglie perdute. E continuando a praticare, a edificare, a sostituire, un giorno così, semplicemente, l'attacco dello sfidante verrà respinto sul nascere, fino a scomparire. Riconosceremo con ironia e tranquillità la struttura irreale a cui davamo il nostro consenso per mantenerla in essere. E la lasceremo andare, così, rapidi, come uno schiocco delle dita.
Di che cosa parliamo? Di tutte le strutture pensiero-emozionali che nella nostra esistenza hanno ingenerato attaccamento emozionale al loro soddisfacimento. Fumo, alcol, sesso, cibo, lavoro, shopping, persino lo shopping. Dovremmo privarcene? Nemmeno per sogno. Una privazione forzata è dannosa e non ha alcuna utilità. Dobbiamo trascenderle, dobbiamo staccarle dal dominio dello sfidante attraverso il distacco ed illuminarle sotto il fuoco della consapevolezza. Che cosa rimane? Noi stessi. La libertà e la gioia di essere, invece che la schiavitù del dipendere, mascherata da libertà personale. Nell'edificazione della vita che ci appartiene davvero, è bene fare tesoro di alcuni consigli legati all'esperienza di chi, prima di noi, ha cominciato e portato avanti lo stesso processo. Eccone alcuni. È molto importante non permettere l'insorgere e l'accrescimento dell'emozione della rabbia a seguito della non espressione reattiva delle emozioni negative. La rabbia è un'emozione negativa essa stessa, altamente dannosa all'equilibrio energetico di un campo di consapevolezza umano e non ha alcun sensato motivo di esistere. Essa è solamente la reazione dello sfidante alla mancata identificazione o alla resistenza del campo di consapevolezza umano con la spirale di depotenziamento che ha innescato. Sviluppiamo ed alimentiamo il più possibile in noi stessi la percezione del sottile equilibrio tra il trattenersi ed il reprimersi. Trattenersi significa accettare l'emozione negativa, osservarla implacabilmente in noi stessi, comprendere quindi se deve essere espressa o lasciata andare, ed essere dunque pronti all'eventuale espressione solo quando è il momento e mai in maniera violenta o agitata. Reprimersi significa non accettare l'emozione e dunque affogarla rabbiosamente dentro di noi, fino a riversarla nel calderone del cibo dello sfidante. Nel nostro processo di riconquista, non esprimere le emozioni negative attraverso la repressione o lasciare che la repressione generi ed alimenti l'emozione della rabbia è futile, inutile e dannoso. Ma se la rabbia o l'emozione negativa in noi stessi ha avuto il tempo di crescere e manifestarsi senza che noi si sia riusciti ad arginare il processo? Quando lo sfidante innesca una spirale di depotenziamento, un campo di consapevolezza umano in silenzio interiore è in grado di riconoscere istantaneamente, dentro di sé, la comparsa di un pensiero-immagine che non è il frutto di una sua intenzione consapevole. E dunque può arrestare il processo sul nascere semplicemente rifiutandone l'alimentazione, cioè sostituendolo con un pensiero immagine consapevole e legato ad esperienze che si desidera vivere. Ma se dentro di noi si è già innescata l'emozione correlata, significa che la spirale di depotenziamento si è caricata di energia e a quel punto resistere è molto, molto più difficile e può facilmente ingenerare rabbia, cioè un effetto che, come abbiamo visto, non fa altro che amplificare ulteriormente l'intero schema. Che cosa fare dunque? Una buona pratica è quella di avvolgere nel silenzio interiore anche l'azione che compiamo come risultato di una tossicodipendenza emozionale.
cioè a dire, diventando estremamente consapevoli e dunque osservando senza giudizio e con la totale nostra attenzione ciò che stiamo facendo, o meglio, ciò che siamo in qualche modo costretti a fare. Viviamo l'azione in totale consapevolezza. Osserviamone gli effetti sul nostro corpo, le nostre emozioni a seguire, gli effetti sull'ambiente intorno a noi. Scopriremo molte, moltissime cose. Scopriremo, ad esempio, che non riusciamo a interromperci nel fare quello che stiamo facendo, anche se ne percepiamo il danno che stiamo provocando. Eppure, per alcuni schemi meccanici gestiti dallo sfidante, basta una sola azione amplificata di consapevolezza come questa per smascherarli e trascenderli istantaneamente e definitivamente. Nella nostra osservazione avvolta dal silenzio interiore, la mente profonda farà emergere e ci mostrerà con la chiarezza e la dolcezza che sono sue caratteristiche peculiari. Una domanda molto semplice, ma che potrebbe davvero scuoterci fin nelle fondamenta. Questo improvviso lampo di comprensione, a volte, è sufficiente a cambiare il corso di una vita intera. E adesso sta a te. Sta a te decidere di accettare la sfida oppure no. Sta a te decidere se vivere un'esistenza intera in balia dello sfidante e delle sue tossicodipendenze, oppure se vivere la vita intensa, fiera, forte, libera, felice di un campo di consapevolezza ed energia che si è liberato. Il mio ultimo dono per te è un racconto. Ascoltalo e torna in esso ogni qualvolta sentirai che la tua fede vacilla. Mi risvegliai al suono dell'orologio a molla che ticchettava sonoramente sulla cassettiera blu. Avevo 6 anni. Ed era il giorno del mio compleanno. Lasciai che il mio pigiama cadesse per terra e lo calciai sotto al letto, poi corsi giù per le scale con addosso solo le mutande di Lone Ranger. Era il mio compleanno. Nel giro di poche ore i miei amici sarebbero arrivati con i regali e ci sarebbero stati la torta, il gelato e molto divertimento. Dopo che tutte le decorazioni del party erano state staccate e tutti se n'erano andati, giocai distrattamente con i miei nuovi giocattoli. Ero annoiato, stanco e mi faceva male la pancia. Chiusi gli occhi e scivolai nel sonno. Vidi ogni giorno passare come il successivo. Scuola per una settimana, poi il fine settimana. La scuola, il fine settimana. L'estate, l'autunno, l'inverno e la primavera. Passarono gli anni e dopo non molto ero uno dei migliori ginnasti delle superiori a Los Angeles. In palestra la vita era eccitante, al di fuori di essa una generale delusione. Un giorno l'allenatore Harold Frey mi chiamò da Berkeley, in California, e mi offrì una borsa di studio per l'università.
Non vedevo l'ora di andare sulla costa per una nuova vita. Litigai con la mia ragazza per questo e alla fine ci lasciammo. Mi sentii male, ma mi consolai con i miei progetti universitari. Presto, ne ero certo, la vita sarebbe realmente cominciata. Gli anni universitari volarono, ricchi di vittorie ginniche. Sposai la mia nuova compagna Susie. Ero così occupato con gli allenamenti che non avevo molto tempo ed energia per la mia nuova moglie. Alla fine partecipai alle Olimpiadi, ma le mie esecuzioni non furono pari alle mie aspettative. Ritornai a casa e scivolai in un relativo anonimato. Nacque mia figlia e cominciai a sentire responsabilità e pressioni che crescevano. Trovai un impiego, venditore di assicurazioni sulla vita, che mi prendeva la maggior parte dei giorni e delle notti. Non avevo mai tempo per la mia famiglia. Nel giro di un anno, Susie ed io eravamo separati. Alla fine ottenne il divorzio. Di nuovo da capo, riflettei tristemente. Un giorno mi guardai allo specchio e realizzai che erano passati 40 anni dalle mie Olimpiadi. Dove era andata la mia vita? Con l'aiuto dello psichiatra avevo superato il mio problema con l'alcol e avevo avuto denaro, case e donne. Ma ora non avevo nessuno. Ero solo. Giacevo a letto, era notte fonda, e mi chiedevo dove fosse mia figlia. Erano passati anni dall'ultima volta che l'avevo vista. Mi interrogai su Susie e sui miei amici dei bei giorni passati. Ora trascorrevo le giornate seduto sulla mia sedia a dondolo preferita, sorseggiando vino, guardando la TV e pensando ai vecchi tempi. Osservavo i bambini che giocavano di fronte alla mia casa. Era stata una buona vita, supponevo. Avevo ottenuto tutto ciò che avevo rincorso. E allora perché non ero felice? Sedevo solo. Ero stato solo per tutta la vita, sembrava. Appoggiai la schiena alla mia sedia a dondolo e respirai, e poi urlai mentalmente ed amaramente: Dio, dannazione! Perché il mio matrimonio è andato a rotoli? Come avrei potuto fare andare le cose diversamente? In che modo avrei potuto realmente vivere? Improvvisamente provai una terribile e divorante paura, la peggiore della mia vita. Era mai possibile che avessi mancato qualcosa di molto importante, qualcosa di trascendentale, qualcosa che avrebbe fatto davvero una reale differenza? No, impossibile, mi rassicurai. Enumerai ad alta voce tutti i miei raggiungimenti, ma la paura persisteva. Mi alzai lentamente, guardai in basso la città dal portico della mia casa sulla collina e mi meravigliai. Dove è andata la vita? Che senso ha tutto questo? Le mie nocche sbiancarono mentre mi afferravo alla ringhiera tremando. Poi il mio corpo diventò di ghiaccio. Ricaddi sulla schiena, la testa mi cadde in avanti, il cuore era in silenzio. Comparvero luci che non avevo mai visto prima e suoni che non avevo mai udito. Le visioni fluttuavano. Alla fine, tutte le visioni ed i suoni divennero un punto di luce, poi svanirono. Avevo trovato la sola pace che avessi mai conosciuto. Esistono innumerevoli possibili futuri. Accetta la sfida, viaggiatore. Smantella lo sfidante dalla tua esistenza. Smantella
lo sfidante dalla tua esistenza. Ti auguro ogni bene possibile, viaggiatore.